Buongiorno a tutti, facciamo l'appello. Allora, sindaco Primieri Dino, vice sindaco e assessore Savoia Roberta, vice sindaco Claudiani Antonella, presidente Peciarolo Sergio, consiglieri Gianfermo, assessore Gianfermo Filippo, consiglieri Bobboni Loredana, Liberti Walter, Fuselli Ida Maria Stella, assessore. Consiglieri Marzoli Alessandra, Giuliani Angelo, Proietti Daniele, Fraticelli Giuseppe, Bacchiocchi è dimissionario per cui assente. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le cittadine e cittadini di Orte che ci stanno ascoltando, buongiorno a Teleradio Orte, grazie come sempre per il servizio che ci concedete. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è la surroga del consigliere comunale dimissionario. Allora, con lettera protocollata del 2 agosto 2023, il consigliere comunale Diego Bacchiocchi rimette le proprie dimissioni dalla carica. In quanto la sua decisione è stata meditata e maturata e è stata presa in quanto la sua figura professionale è risultata idonea a ricoprire un incarico per la Regione Lazio, quindi questo rende incompatibile, diciamo, i due ruoli. Quindi oggi andiamo a effettuare la surroga e al posto del consigliere comunale dimissionario Diego Bacchiocchi subentra il primo dei nuovi eletti della lista Noi con Orte Futura. Preso atto che il consigliere comunale, dottor Diego Bacchiocchi, con nota agli atti, presenta personalmente ed acquisita immediatamente al protocollo dell'ente in data 0208-2023 al numero 15.665, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Atteso che, ai sensi dell'articolo 38,8 del decreto legislativo 267-2000, le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari. Visto l'articolo 38,4 del decreto legislativo 267-2000, per il quale consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Visto l'articolo 45,1 del decreto legislativo 267-2000, il quale dispone che nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Preso atto che l'organo rappresentativo deve attivarsi per il perfezionamento della surroga. Preso atto che il termine di 10 giorni, previsto dal citato articolo 38,8, entro il quale il Consiglio Comunale deve provvedere alla surroga a natura acceleratoria e non perentoria, sentenza del Consiglio di Stato, quinta sezione, rilevato che il consigliere comunale, il dottor Diego Bacchiocchi, è stato eletto nelle consultazioni elettorali del 3-4 ottobre 2021 nella lista Noi con Orte Futura. Considerato che dalle risultanze del verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali relative alle consultazioni, il primo dei non eletti tra i candidati della lista Noi con Orte Futura risulta essere la signora Francesca Pimpolari, nata a Il, e andremo a compilarlo ora con i dati. Atteso che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione surrogante per accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, riscontrare l'inesistenza di cause di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità della signora Francesca Pimpolari, ritenuto pertanto di procedere all'attribuzione del seggio del Consiglio Comunale rimasto vacante alla signora Francesca Pimpolari, primo dei candidati non eletti della lista Noi con Orte Futura, visto lo statuto comunale, visto l'articolo 3 del regolamento del Consiglio Comunale, dato atto che con voti favorevoli deliberiamo di far subentrare Francesca. Prima di passare la parola, insomma, a chi vuole e di votarla, volevo fare in bocca al lupo a Francesca, sia personalmente, sia che a nome di tutto il Consiglio Comunale come Presidente del Consiglio. Esprimo la mia soddisfazione al fatto che una donna possa far parte di questo Consiglio Comunale arricchendolo. Volevo farti complimenti, e non c'è stato mai modo, per il risultato elettorale ottenuto. Quindi essere la prima dei non eletti con 191 preferenze sicuramente è stato anche a livello personale, immagino, una soddisfazione, considerando anche che, se mi posso permettere, provieni dalla società civile, quindi non sei una, no? Che politicamente ha avuto un trascorso, e quindi questo dimostra quanto in mezzo ai cittadini il tuo nome possa aver dato fiducia, possa aver dato
tutte quelle sensazioni che poi portano a scrivere il proprio nome e cognome sulle liste e sulle schede elettorali. Quindi un grosso in bocca al lupo, sperando appunto che questa sia un'esperienza che possa arricchire noi, possa arricchire te e tutto il Consiglio Comunale. Grazie e passo la parola a chi vuole intervenire. Posso che condividere quanto hai espresso te riguardo la figura di Francesca, perché è una persona della società civile, in mezzo alle persone, che si è impegnata per tante iniziative. Il fatto, come dici te, che oggi ci sia anche un'ulteriore rappresentanza femminile è un elemento sintomatico del fatto che anche qui, no, si è creata questo tipo di equilibrio e che molto probabilmente l'attenzione femminile potrà aiutare anche questo Consiglio Comunale a affrontare tanti temi che sono di urgenza e di estrema attualità. Basta ascoltare la televisione per capire la necessità di una diversa sensibilità sull'approccio riguardo la figura della donna, riguardo le attenzioni pur del vivere civile, le attenzioni su problemi sociali che sono enormemente importanti. Quindi ben venga Francesca e mi auguro che dia questo, e sono sicuro anzi che darà questo apporto positivo non solo al Consiglio Comunale ma a tutta la cittadinanza ottana. Grazie. Io apprezzo di cuore le parole del Consiglio Comunale tutto nelle sue varie espressioni. Questo mi conforta perché nel momento in cui alle scorse elezioni ci siamo assunti la responsabilità di formare questa lista e ecco, viste le parole del Consiglio Comunale in ordine a chi ha partecipato a questa lista, mi conforta molto perché siamo riusciti a scegliere delle persone di indiscussa qualità. Ho il privilegio di conoscerla bene, quindi concordo con tutte le positive valutazioni che avete fatto. La conosco bene, so che tipo e che grado di impegno riuscirà a svolgere anche all'interno di questo Consiglio Comunale, è presente in tantissime realtà associative e non ha mai lesinato alcun tipo di sforzo, quindi veramente io sono consapevole che potrà dare un contributo assolutamente rilevante come donna, ma non solo come donna, in tutte le questioni che questo Consiglio Comunale avrà l'opportunità e anche la necessità di dover affrontare senza alcuna discriminazione di merito. Su questo state pur sicuri che ci sarà e darà un contributo assolutamente rilevante. Così come voglio ringraziare Diego che fino ad oggi ha condiviso con noi questa esperienza, che è stata una parte e che sarà, continuerà ad essere una parte fondamentale della nostra esperienza politico-amministrativa a livello comunale, al quale voglio formulare come amico personale da sempre e anche come collega politico i migliori auguri per questo importante incarico al quale è stato chiamato. Credo che anche per Orte sia un ulteriore, come dire, elemento di prestigio e un'ulteriore presenza in una istituzione importante per quelli che sono i nostri interessi di natura provinciale, e credo che anche lui abbia le capacità per saper dimostrare e ben figurare e essere e continuare ad essere sicuramente vicino agli interessi della nostra comunità. Quindi a Chicca e a Diego per questi motivi i migliori in bocca al lupo e i migliori auguri per un proficuo lavoro. Grazie, io vi ringrazio insomma di questa possibilità, prima di tutto Diego, perché grazie alle sue dimissioni ovviamente ho avuto la possibilità di fare questa esperienza. Sono tanto emozionata perché sento la responsabilità ovviamente di subentrare in questo momento un po' particolare nell'amministrazione. Siedo nei banchi dell'opposizione, quindi massima collaborazione, però sarà una critica, spero sempre costruttiva, nell'interesse della comunità e della cittadinanza che rappresento. Ecco, questo insomma come partenza. Certo, serve a tutti. Andiamo alla la votazione del punto 1 all'ordine del giorno, favorevole. Sì. Per legge all'unanimità. Ok.
immediatamente eseguibile. Sì, dobbiamo riportarla immediata eseguibilità come sopra. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno che, come da contatti avuti, in teoria doveva essere il primo perché ha precedenza a tutti gli altri punti all'ordine del giorno, ma è stato il secondo proprio per la surroga, che è la richiesta di un consiglio straordinario comunale da parte delle due minoranze che sono rappresentate in comune, qui in consiglio comunale, quindi lascio la parola ai firmatari della richiesta. Allora, mi è sembrato doveroso, anche alla luce delle urgenze, della impellente, assoluta, oggettiva necessità che è rappresentata da queste due problematiche, che sono la demolizione della scuola Antonio Deci e le condizioni in cui versa lo stadio Gildo Filesi di Orte, ripeto, anche alla luce degli impegni da una parte presi dall'attuale maggioranza, dal sindaco, anche nelle sedi ufficiali dell'ultimo consiglio comunale, da ultimo proprio per l'impellenza e l'urgenza delle decisioni da assumere. Da parte nostra credo di poter dire pubblicamente da sempre è stata dichiarata la disponibilità a partecipare, a renderci corresponsabili appunto nell'adozione di queste decisioni. Purtuttavia abbiamo visto invano trascorrere i mesi, soprattutto per la questione poi, ma non solo per la questione della scuola, ma anche per la questione dello stadio, con l'avvio per un verso delle prossime ormai imminenti riprese delle lezioni, per l'altro delle attività sportive con l'inizio delle stagioni sportive eccetera. Abbiamo visto invano trascorrere tutti questi mesi, ripeto, nonostante avevamo concordato che il Consiglio Comunale sarebbe stato chiamato a condividere questi percorsi necessari da intraprendere, e quindi ci è sembrato doveroso, insieme all'altro gruppo d'opposizione, sollevare l'attenzione dell'attuale maggioranza e convocare un Consiglio che avesse la possibilità di discutere su questi due punti. Ecco. Questo ce lo siamo detto informalmente anche in alcune telefonate che io stesso mi sono sentito in dovere di dover far intercorrere col Presidente del Consiglio proprio al fine della convocazione del Consiglio Comunale. Ecco, poi siccome tutto questo non ha portato a nulla, ci siamo sentiti in dovere, ripeto, di chiedere formalmente la convocazione di un Consiglio straordinario su questi due punti. Queste sono assolutamente le necessità. Secondo il nostro giudizio, ma credo che nel corso dei lavori di questa seduta avremo modo di scendere nel merito in maniera molto molto puntuale, attenta e scrupolosa, siamo ormai oltre ogni tempo massimo, perché di problematiche da affrontare ce ne sono e ce ne saranno e poi ne parleremo, però ecco, della serie meglio tardi che mai, ecco, vogliamo sentire da parte dell'amministrazione in ordine a questi due percorsi così stretti, così spinosi, quali sono le decisioni assunte e quali sono appunto le soluzioni che intendono adottare per abbattere nella maggiore misura possibile tutti i disagi che comunque oggettivamente si verranno a determinare nelle prossime settimane, sia per l'una questione che per l'altra. Queste sono in brevissimo le motivazioni per le quali abbiamo condiviso la necessità di chiedere la convocazione del Consiglio. C'è una piena condivisione nel quanto è stato esposto, ma più che altro poi quello che credo che sia anche più importante. L'audio è adeguato rispetto alla registrazione? Credo che sia anche importante che il Consiglio, attraverso il Consiglio Comunale o altri canali che voi potete adottare, sia importante dare le giuste informazioni agli alunni, alle famiglie degli alunni, riguardo i servizi, riguardo le allocazioni, ma anche a tutta una serie di attività che poi vanno a ricaduta sulla scuola, comprese le attività economiche, compresa il flusso sulla viabilità in alcuni punti del nostro comune. Quindi io credo che sia necessario, su una situazione che è inevitabilmente impattante, che è inevitabilmente importante, perché poi la scuola è una delle poche prerogative sulle quali c'è una massima attenzione da parte della comunità, avere le informazioni per valutare
se alcune scelte sono condivisibili, se altre sono meno condivisibili e se è possibile in qualche modo dare uno strumento informativo per far organizzare anche, ripeto, non solo le famiglie, gli alunni, ma anche tutte le attività collaterali alla scuola che possono avere, almeno in questo modo, la possibilità di organizzarsi, dalle cose più semplici alle cose più articolate. Quindi credo che sia necessario che la popolazione sappia che cosa avverrà nei prossimi giorni e come avverrà, indipendentemente dai dati tecnici sui costi, sulle tecniche realizzative e quant'altro, che magari quello sarà una materia più di discussione di Consiglio Comunale. Questo tema è sentitissimo da tutti, sono stata sommersa a telefonate, chat delle mamme disperate, perché ovviamente sono scelte che sulle famiglie impattano tantissimo, tipo cambio scuola, cambio abitudini, orari d'ufficio, cioè questa è una cosa, quasi una rivoluzione per quello che riguarda Orte, perché lì c'è stato sempre il centro del plesso scolastico, se vogliamo, perché con i due istituti vicini, i campi sportivi, adesso questo è importante perché è assolutamente necessario insomma procedere, però è sentitissima, quindi aspettano tutti con ansia come il comune intende far fronte insomma a questa situazione. Rispondo io, ma per quanto riguarda la scuola, la risposta dell'amministrazione è questa, nel senso non è una sorpresa, quindi io mi stupisco che ci sono state telefonate dei genitori, in quanto sono stati fatti moltissimi incontri con i rappresentanti dei genitori presso le scuole, sia con i professori e con tutta la comunità scolastica, per mettere al corrente quella che è l'organizzazione di questa nuova opera che l'amministrazione va ad iniziare. Ovviamente per noi insomma, espressione massima è la sicurezza dei bambini all'interno di un edificio scolastico. Quindi la nostra decisione è stata proprio questa. Vogliamo donare una nuova scuola in modo che i bambini siano sicuri nell'ambiente scolastico. Siamo correttamente consapevoli della responsabilità che abbiamo, che una decisione simile può comportare, e proprio per questo, ripeto, sia dal delegato all'istruzione e dal sindaco sono stati intrapresi numerosissimi incontri con la comunità scolastica, quindi tutti sono al corrente di quello che andremo a fare. Quindi non è una sorpresa, diciamo, che l'organizzazione della scuola e di quello che sarà, diciamo, il percorso che ci porterà in questo anno a dover supportare e sopportare, diciamo, delle complicazioni, ma soprattutto complicazioni che possono essere organizzative agli inizi, perché stiamo pensando e abbiamo già pensato di fare determinate cose per rendere, diciamo, più agevole questo percorso. Però ecco, non dimentichiamo che alla fine avremo una nuova scuola sicura per tutta la comunità scolastica. Quindi, diciamo, nel corso di questi mesi sono state intraprese, quindi dalla fine della scuola ad oggi, numerosi incontri per cui tutti sono al corrente di tutto. E nei prossimi giorni metteremo al corrente anche della, diciamo, della puntuale organizzazione dallo scuolabus, la mensa e tutto quello che andrà ad essere necessario per iniziare l'anno scolastico. Non risulta che le persone siano informate, perché ancora non sanno dove andranno. Allora, i ragazzi delle scuole medie ancora la collocazione dei genitori, non tutti i genitori, capito, ma siamo individualmente. Cioè, 12 giorni manca all'inizio della scuola, cioè è uscito già il calendario della scuola. Sì. I rappresentanti? Prego. L'incontro con i rappresentanti dei genitori, che poi dovrebbero essere quelli che portano le notizie, certo, a tutti quanti, perché certo, non si può parlare con tutti i genitori. Ovviamente. È stata fatta insieme al dirigente scolastico, insieme ai rappresentanti dei docenti, e in cui si è stato esposto qual è stata la cosa.
Quando premessa. È stata fatta, se posso dire? È stata fatta il giugno. Luglio, il 10 luglio, sì, brava. Vorrei fare una premessa, non è che l'abbattimento della scuola, lo sappiamo tutti, non è che è stata fatta così perché siamo... La scuola non è antisismica, non verificava tutte le prove che dovevano essere fatte per l'antisismica e quindi si è presa questa decisione. E non è che si è presa una decisione perché vogliamo fare una scuola nuova. Quindi si tratta di sicurezza. No, ma io non discuto. L'incontro con i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti dei genitori è stato fatto a luglio, in cui abbiamo esposto 10 luglio, in cui abbiamo esposto quali sono tutto quello che abbiamo previsto per lo spostamento degli alunni che verranno. Delle medie, scuole superiori. Delle medie perché sono quelle che ci riguardano. Delle medie che verranno portate nella scuola, nel plesso scolastico di Ortescalo. Per quanto riguarda invece il liceo dove erano, dove sono fino allo scorso anno scolastico, i ragazzi del liceo che è di responsabilità della provincia, sì, a cui sono state date delle aule nella scuola media, il presidente della provincia doveva trovare una soluzione per questi ragazzi. Ma il presidente della provincia è stata informata già? Il presidente della provincia è informato da... Dall'inizio, giugno, insomma, dall'inizio. Ecco, è una sua mancanza, se vogliamo. È un problema complesso, comunque. Non è mancanza, non è competenza nostra. Sì, poi sono scelte che comunque competono alla provincia, non è che io posso, noi possiamo dire. Sì, però ricadono che ricadono comunque sulla comunità. Perché c'è stato, mi hanno detto, comunicato che c'è stato un calo sulle iscrizioni. Chi ha finito le medie in questa incertezza sul futuro ovviamente è andato già presso altre scuole, Viterbo. Ai dati che c'è stato il dirigente scolastico? Non è così. Poi magari questo possono... il dirigente scolastico che è in carica fino ad oggi, perché da domani, uscente, diciamo. Sì, da domani ci sarà un nuovo dirigente scolastico. I dati ci ha consolidato i dati che sono stabili se non in crescita. Sì, ma anche perché gran parte degli indirizzi stanno nell'altro stabile, quindi che non verrà toccato. Come? La gran parte degli indirizzi scolastici superiori sono dislocati nell'altro stabile. Ci sono circa una quindicina di classi. Sono 16 classi. 16. 4 verranno ricollocate nell'istituto attuale. Spiluccano sarà il capo di e gli altri ci devono dare una risposta alla provincia. Da Ortescalo nel complesso delle scuole elementari, tanto per essere chiari, riescono a stare lì dentro? Riescono a stare lì dentro perché già questa operazione è stata fatta anni fa e sono tutti lì. L'unica classe che non riesce, diciamo, non è che non riesce, per dare maggiori spazi alla scuola è la classe primavera, che è a sé, perché è la classe che diciamo intermedia tra l'asilo e la scuola, che gli abbiamo dato noi abbiamo dato una stanza a Palazzo di Vetro, d'accordo con la scuola, siamo stati a vedere, gli abbiamo dato una stanza lì più altre due possibilità, perché loro ci hanno manifestato l'esigenza magari di avere una stanza a disposizione per bambini un po' particolari, nel senso dice se c'è un bambino che non mi viene la parola, insomma, ecco, dice noi abbiamo qui abbiamo delle stanze che oggi vengono usufruite, utilizzate per loro, invece vengono poi adesso tolte e abbiamo dato la possibilità di due stanze sempre a Palazzo di Vetro, che sta lì. Diciamo,
ragionamento anche complessivo che inquadra un po' tutte le questioni, perché se no rischiamo di spiluccarlo sto... Dateci qualche dato in modo tale che capiamo effettivamente in che tipo di situazione ci andiamo a mettere. Allora, la popolazione scolastica delle scuole elementari di Ortescalo fino ad oggi mediamente è di... Adesso non ce l'ho io il dato preciso. La capienza di quell'istituto è per una popolazione scolastica di... E quindi dalle medie quanta gente va giù? Tutti. 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 Allora, ce li date sti dati? Tutti. Cioè, per capire che cosa. Allora, il servizio scuola bus, che è una delle cose principali per le quali, adesso a prescindere dalle riunioni, io non lo so, ma credo che pure voi abbiate ricevuto negli ultimi giorni, aspetta, ci sono tutti i genitori che non sanno come è organizzato la possibilità di poter portare la popolazione scolastica di quelli che ne hanno bisogno dalle medie a Ortescalo. Mi viene in mente, se la popolazione scolastica del plesso delle elementari di Ortescalo era tarata per quella popolazione scolastica che più o meno storicamente ha usufruito, utilizzato, è tarata anche con dei servizi igienici, con delle scuole, con delle aule che servono per l'espletamento di determinate attività. Tutte queste cose adesso, con questo aggravio, ecco perché vorremmo conoscere i numeri, è possibile assicurarle? Queste attività, è possibile assicurarle? I servizi igienici, dico una cosa tanto per dire, che sono tarati per, non so io, ci sarà un piano della sicurezza, ci saranno tutta una serie di questioni che riguardano un determinato numero di fruitori di una determinata struttura. Adesso, nel momento in cui si genera questa implementazione di necessità e di fruizione, abbiamo verificato che ci sono tutte le caratteristiche. Su questo vorremmo sentire nel merito scendere l'amministrazione. Vi chiediamo, allora, la popolazione scolastica, allora, che è possibile contenere all'interno delle scuole elementari di Ortescalo, qual è? La popolazione scolastica che da Orte va ad Ortescalo, quant'è? Allora, no, che c'entra? Ci sono delle normative rigidissime, esatto, che vanno rispettate. No, vanno rispettate, certo. Allora, ce li date questi dati? È chiaro. Scolastico sulla base del rispetto della normativa, appunto, cioè, a maggior ragione le possiamo condividere pure nell'organo che è condivideremo per essere chiari, io capisco poco, mi state dicendo che di due scuole, Ortescalo, in un unico istituto scenderò tutte e due le scuole, allora tutte e due le scuole medie, sì. Più le elementari, nello stesso plesso, sì, scolastico, sì, come numero, sì, di aule, come numero di servizi igienici, come, sì, spazi noi per la... No, io lo chiedo per... Sì. No, dopo lo verificheremo. Allora... Significa che tutta la scuola media di Orte va dentro la scuola media di Ortescalo, certo, e ci sono gli spazi. Certo, sì, certo. Certo. Ci sono gli spazi. Allora, no, noi ci siamo trovati... Spiegate bene, certo, gli spazi ci stanno. No, noi ci sono... Allora... No, no. Allora, ci stanno, ci sono le aule, o di qualche altra cosa? No, no, di aule. Le aule. Allora, noi siamo superdimensionati come scuole. Noi siamo superdimensionati rispetto alla popolazione scolastica. Noi abbiamo una convenzione con l'amministrazione provinciale di Viterbo per fornire alla provincia 4 aule nella scuola Teci, attuale media, degli impianti sportivi, 4 aule per il liceo. Quando noi siamo andati a fare il censimento, ci siamo accorti che in realtà c'erano 16 aule in quella scuola media del liceo che utilizza la provincia. Che utilizza la provincia. Perché la provincia in questi ultimi anni ha avuto un notevole incremento di studenti del plesso scolastico di iscrizioni. E quindi le grosse difficoltà ce l'ha la provincia, perché per noi sostituire e portare a Ortescalo le medie è stato più semplice, nel senso che
noi ci siamo trovati che a Orte Scalo c'è, le aule che c'erano, era un'aula di alunni, un'aula per la pittura, un'aula di alunni, un'aula per la musica, un'aula di alunni e un'aula di giochi, un'aula, e c'erano togliamo per è certo che qualcosa cioè, però, è chiaro che togliamo cioè, però, qualche servizio a cui erano abituati in questi ultimi anni, perché c'era questa diciamo abbondanza di aule, però lì sì, non sì, abbiamo scusa, tu mi stai dicendo sì. che la scuola, l'attuale scuola media che deve essere demolita è più che dimensionata al fabbisogno scolastico delle scuole medie. E come giustifica un aumento di cubatura con la demolizione e la nuova ricostruzione? Tanto più con l'accensione di un mutuo. L'aumento di come cubatura, lo giustifica? L'aumento di cubatura lo giustifichiamo andando incontro pure a quelle che sono le esigenze del polo scolastico. La legge parla di adeguamento sismico della scuola media, non ti dice che devi fare la convenzione con le scuole superiori. Tu adesso stai dicendo. Quello è un dopo, ho capito. Adesso stai dicendo che utilizzi dei fondi comunali. Io utilizzo dei fondi per dare dei servizi migliori. Migliori. Tu fai un più rispetto al fabbisogno. Noi facciamo un primo adesso. Però non mi interrompo. Dici che stai costruendo un aumento di cubatura rispetto all'attuale scuola media Antonio Deci, situata al campo sportivo, che è già iperdimensionata per la popolazione scolastica delle scuole medie. Tanto che mi dici che la popolazione scolastica delle scuole medie Antonio Deci è collocabile tranquillamente nella scuola media di Orte Scalo. Quindi demoliamo una scuola media iperdimensionata attualmente per la scuola media Antonio La ricostruiamo Deci. Così com'è? No, e la ricostruisci con un aumento di cubatura. No, l'aumento di cubatura non è, è l'altezza. È un aumento di cubatura. Se aumenta la cubatura, aumentano gli spazi. Tanto perché, più, se non leggo perché? Male, accedendo pure a un mutuo. Certo. Caricate sui cittadini di Orte. Vogliamo spiegazioni su questo, allora. Diamo spiegazioni su questo. Una domanda, prima a completamento di quello che diceva Angelo Dino, che io non ho riuscito, un po' generica, la delibera che poi si discute dopo. Con l'accensione di questo muro di 1.900.000 arriviamo a completare il 100% della struttura o ci fermiamo sempre a quel 60% che dicevamo nello scorso consiglio? Noi costruiamo tutto il blocco, noi costruiamo tutto il blocco davanti che è quello maggiore. Quindi noi l'importo complessivo di 5.400.000 euro serviranno per completare comunque il 60-65% della struttura definitiva. Sì. Ma no, un ordine di grandezza. Che significa? Allora, l'importo complessivo Tu mi dici che demolisci questa scuola e farla una più piccola. Attualmente ma io demolisco piccola. Quella scuola perché non è a norma, non perché non è a norma, per un capriccio. Tu mi devi spiegare perché fai una cubatura in più. Perché noi sfruttiamo quella cubatura che c'è. Quella cubatura. Ma siamo solo ci costa. E perché ci E perché allora, ci dobbiamo innalzare se il fabbisogno scolastico oggi, non prevede quell'eccesso di cubatura? Quando tu fai una progettazione oggi di una nuova scuola, perché di fatto quando tu demolisci e ricostruisci è una nuova scuola, c'hai delle esigenze diverse, c'hai delle normative diverse, che devi avere delle le aule con certo... Cioè, mentre magari li trasferiamo nella scuola giù, dove l'aula quella era costruita 15 anni fa, 20 anni fa e c'ha quella no e quindi ci puoi mettere dentro. Oggi la nuova norma ti dice che devi avere l'aula, tutte le strutture tecnologiche, devi avere cioè tutta una serie di norme all'avanguardia della scuola. Certo. È chiaro. Che non mi pare con quel progetto tu le rispetti, perché è un progetto anni 60 quello di no. Però mi dici che c'hai 14 classi delle scuole superiori. Quindi quello spazio, l'attuale spazio sarebbe più che sufficiente, adeguato sismicamente,
per dare tutti i servizi di cui tu parli senza nessun aumento di cubatura. Allora, adeguato servizio. Invece noi andiamo a indebitare la popolazione di volte. Non si adegua. Quella struttura. Quello adesso lo vediamo, lo vediamo. Vabbè, questo no, tu sei in grado di vederlo, io non sono in grado. Io credo che questo sia più oggetto del punto 3. Vabbè, tanto no, nel senso perché vabbè, però adesso stiamo ragionando, no, siccome perché, però perché, è la stessa. Sì, sono d'accordo, però mi rendo conto che la richiesta che avete fatto è perché sì, i cittadini hanno abbiamo chiesto informazioni ma non, come, non solo sulla parte sì, sì, come i cittadini vanno a sapere come viene fatta questa scuola, sì, Angelo, dobbiamo pure informarli, però io credo che penso, ma dopo facciamo come si fa. Io parlavo di un mutuo di 1.9 milioni. Sto dicendo che siccome i cittadini vorrebbero essere informati anche sull'organizzazione a vostro no, certo, abbiamo fatto gli incontri eccetera eccetera. Terminiamo il discorso, a mio modesto parere, di l'organizzazione che sarà dal 12 settembre quando i bambini andranno a scuola, poi passando avanti andiamo a sviscerare tutto ciò che è mutuo, non mutuo, altezza, larghezza. Questo è, credo che sia nei confronti di chi ci ascolta a casa un pochettino più sensato. Mi permetto di intervenire in quello che dicevamo perché intervengo da cittadino in questo momento perché ho una bambina che farà la quinta elementare, ancora non va alle medie, andrà il prossimo anno alle medie, dove secondo me dagli incontri fatti presso la scuola con i dirigenti e con i rappresentanti vi dico onestamente che è stato molto meno, cioè le aspettative che noi avevamo di questi incontri erano ora saranno problemi grandi perché i cittadini, i genitori, i rappresentanti saranno come dire molto preoccupati, non dico arrabbiati, però insomma no, c'è la tensione per capire questa cosa. Invece in realtà è stata una riunione, se mentire o meno, molto più tranquilla perché la scuola ha recepito questa nostra esigenza, ha aiutato noi la scuola e i dirigenti a trovare questa nuova collocazione e quindi va a rispondere alla domanda di Giuseppe, ci sono gli spazi, io non sono un tecnico, non lo so, ci sono gli spazi, ti dico che se la scuola dice che in quella struttura può contenere X più bambini perché le aule permettono di contenere X più bambini, io mi fido anche di quello che è il responsabile della sicurezza della scuola, i dirigenti scolastici, i professori e tutto l'organigramma che poi gestisce quotidianamente i bambini durante l'anno scolastico. Detto ciò, vi ha anche detto Stella poco fa che a breve, insomma, ecco, ci usciranno anche delle comunicazioni molto certe relative a Scuolabus e alla mensa che inizierà a ottobre, perché un altro problema è la mensa, perché a ottobre, al primo ottobre, c'è il servizio mensa, che sarà dislocato in modo diverso, perché invece di portare i pasti lì, dovranno portarli lì. Quindi la popolazione sì, è preoccupata, chiede, però diciamo che ci sono stati incontri e risposte che, per quanto riguarda le scuole medie, incrociamo l'idea tutti quanti, poi siamo tutti contenti se tutto va, se non ci sono problematiche, dovrebbe andare nella direzione di aver incastrato un po' tutto quanto, e questo è il ragionamento che faccio io da genitore. Che poi è stata la motivazione che ci ha fatto firmare questa richiesta del Consiglio straordinario, nel merito, perlomeno a quello che riguarda il nostro gruppo, ci interessano due ordini di cose. La prima sono chiaramente tutti i servizi accessori e la riorganizzazione, quindi al di là di questa premessa che avete fatto, perché tu dici che sono tutti tranquilli, noi abbiamo una percezione un po' diversa, perché altrimenti non avremmo chiesto no, di fare un consiglio... E superiori, La popolazione adesso, popolazione, no, diverso, per carità. Un problema, un discorso è chi è preoccupato. Ti dico che la popolazione, anche diversi. Noi siamo in mezzo alle persone, c'è una certa preoccupazione e quindi per questo abbiamo chiesto queste delucidazioni. Quindi se per quello che riguarda la parte organizzativa che verrà nei prossimi giorni ormai siete molto puntuali, per questo ve ne saremo grati. Ma l'altro discorso che ci preme e che fa sempre parte tutto il discorso è capire come questa demolizione e ricostruzione che viene fatta perché siamo consapevoli che a livello sismico c'è un problema, però vogliamo sapere quello che si andrà a realizzare, perché leggendo le carte quello che oggi appare è che verrà realizzata una struttura sovradimensionata rispetto a quello che è l'attuale fabbisogno e che se andiamo a valutare sull'impatto ambientale, chiaramente l'avete inserito a un punto successivo, parliamo di impatto ambientale in tutt'altra zona che rimane un pochino fuori e non andiamo a valutare un impatto ambientale che ha una struttura comunque all'interno di un centro abitato, all'interno di una zona che viene tutti i giorni, vissuta dai cittadini, anche perché a maggior ragione se tutto questo progetto, che adesso ci direte in maniera più puntuale come verrà alla fine completato, cioè quello che abbiamo capito che rimane un manufatto
dove la parte al piano terra comunque poi rialzata perché c'è la prescrizione anche del 1,70 m dell'autorità di bacino, quindi questo va ad amplificare ulteriormente quello che sarà tutto l'impatto ambientale e visibile e visivo complessivo. Quindi la parte del piano terra sarà tutta completata e ci avremo di sopra e allora il 60% allora è un'ala che c'è il giunto, okay. E quindi, ma c'è il, ma scusate, ma c'è il progetto depositato all'ufficio tecnico? Perché io comunque lo, cioè, è visibile. Vabbè, sono punti di vista, che te devo dire? Il 60% significa che siamo sulla metà, che è completato. È di più. Vabbè, comunque. Ci ha dato sempre il 60%, quindi noi dobbiamo prendere per buono quello che tu ci dici. Quindi, dal nostro punto di vista, è molto grave che comunque un'opera che quindi non si sa con quali fondi si andrà a completare, oggi bene, porta un impatto ambientale molto sensibile nella zona. Non mi sembra. E come non sembra? Un 1,70 m mancano nodi, comunque va bene. Quindi abbiamo un impatto ambientale... Mancano nodi, perché viene sistemato... Noi ci avevamo... 1,70 m in più, paragonato all'attuale abitazione... Ma al di là della questione dell'impatto ambientale, non è secondario assolutamente anche l'indebitamento che andiamo a fare nelle casse comunali, che non è giustificato. Non è giustificato perché l'abbiamo detto, se tutti i ragazzi che stanno in quella scuola oggi siamo in grado di riallocarli. Ma te ne facciamo un pezzo, ma facciamo tutto. Scuole elementari. Ho capito, ma chi fa spendere questo? Sì, ma spendiamo 2 milioni. 133 euro a persona abitante a Ortiscalo. Per che cosa? Se è sovradimensionato. Adesso spiegatemi questo, no? Rispetto alla no. No. Ma se mi dite che ci sono 14 classi delle superiori che non dovrebbero stare lì, significa che quel progetto che è stato fatto, che è ancora c'è una volumetria, una cubatura superiore a quella attuale, è inevitabilmente sovradimensionato rispetto alle più rose aspettative di incremento della popolazione scolastica delle scuole medie. E in aggiunta a questo andiamo a contrarre un mutuo di 1.900.000 euro. Ma mi sembra una cosa razionale, mi sembra una cosa giusta. 1.900.000 euro, sono 133 euro a cittadini, compresi i bambini. Cittadini. Ma è normale una cosa del genere? Secondo me no. La scuola, se fa una scuola moderna, se è quasi sismicamente, se fa una scuola moderna, ecocompatibile, ma nel rispetto, anche ampliando il fabbisogno scolastico, ma non in questo modo, perché se ci sono 14 aule delle superiori, evidentemente quello che è stato fatto è una cosa abnorme, spropositata, è uno spreco pubblico secondo me. Nel corpo che viene realizzato con questo progetto, le aule sono sufficienti a garantire, a coprire il fabbisogno attuale delle scuole, della scuola media di Orte, e più altri servizi che vengono offerti agli alunni e ai cittadini ortani. Cioè il quadro economico, noi parliamo di servizi, per esempio. Delle aule aggiuntive, tipo per esempio le aule. A che cosa? Tipo per esempio le aule. Cioè, ma che dire, la scuola media, voi il problema delle scuole superiori è un problema della provincia. Ma che cavolo significa? Parliamo di scuole superiori, no, no, la scuola di debiti, no, come no? Sì, e allora tu dove lo vorresti mettere il liceo poi? Il liceo è un problema della provincia. Sì, non è problema del liceo, non è un problema del liceo. Allora, scusate, non diciamo cose che non so vere. Allora, innanzitutto vediamo se la validazione chi l'ha fatta, chi è il tecnico che ha fatto la validazione sul discorso della fasciatura e la demolizione? Sulla verificatura del è una società esterna. Adesso vediamo poi gli esiti e se è così fino alla fine, no? Poi la scelta della demolizione e della costruzione potrebbe anche essere una scelta condivisibile, perché non è che metto in discussione meno condivisibile la demolizione di due strutture già adeguate sismicamente che sono costate 300.000 euro, no? Posta questa premessa, la legge ci dice di fare un progetto per l'adeguamento sismico della scuola media, punto. E adeguando sismicamente una scuola media lo si fa
dimensionandola o come adesso che è già sovradimensionata per 3 volte rispetto al fabbisogno scolastico, e non si debita la cittadinanza con ulteriore mutuo per un aumento ulteriore di cubatura. Cioè, è chiaro, questa è la miseria. Se la cubatura attuale già è più che sufficiente, perché logicamente uno si pone il problema. Perché devo procedere a fare un ampliamento? Ora, l'ampliamento che potrebbe essere destinato all'implementazione dei servizi fosse gratis, benissimo, ma siccome costa... No, non costa. Interessa la provincia, voi le vedreste in esubero nel 100% della realizzazione dell'opera. Siccome adesso, come avete più ribadito e l'abbiamo ribadito, viene completato il 60%, le aule in esubero sono nel 100% della struttura. Siccome questa fase prevede la realizzazione del 60%, quelle aule in esubero adesso. Però da quello che capisco coincide esattamente con quello che butti in giro lì di esubero. No, manca quell'altro pezzo. Ma è quello che basta per le medie. Quante sono? Quante? Quante? Ma raga, però se si venne in consiglio comunale su questo tipo di situazioni, proprio perché abbiamo la funzione di dare una comunicazione, ma una comunicazione la dobbiamo dare pure su fatti, su numeri, dobbiamo essere precisi, ci dovremmo avere il senso di responsabilità, il dovere di darli. Cioè, convochiamo un consiglio su questa... Non è così! Ma come no? No! Genitori, i professori, gli avete mostrato il progetto della scuola, se era migliorabile, non migliorabile, quando l'avete fatto? I professori, sì, i professori, va bene, benissimo, ma un'esposizione, tu stai costruendo una scuola che rimarrà, Mauro, in eterno, no, per secoli. Vuoi interloquire con la popolazione scolastica? Degli anni 70, per secoli, questo è costruito negli anni 70. Beh, guarda, è più bella questa del discorso che abbiamo interloquito con la comunità scolastica. Mi sbaglio o è sfuggito? Ma penso che abbiamo fatto un pochino tutto, non soltanto parlato del più del meno. Mi descrivi quante aule so, che servizi ci stanno. Mi sapete dare una descrizione di questo progetto? Veramente. Ma qualcuno di voi lo sa come esce fuori sta scuola? Certo, c'è il progetto, me lo descrivi per favore. Ma che c'è il progetto? Descrivetemi la filosofia di questa scuola, con che materiali viene realizzata, che spazi vengono dati agli studenti, che innovazione c'è rispetto a prima. Me la dovete descrivere, perché voi che amministratori siete, se non sapete nemmeno quello che andate a fare. Ma tu forse non hai capito una cosa, allora ancora non hai capito una cosa. No, ho capito, scuola... tanto bene ho capito. No, non capito. Hai capito una cosa. Ho capito che andiamo a riindebitare un'altra volta la cittadinanza ortana, non andiamo a indebitare la cittadinanza come avete fatto voi con i progetti. Sì, tu pensa dopo di noi, arriva €1 milioni a cittadini nostri innanzitutto. Tu hai bruciato i soldi, quindi sì, no, tu l'hai bruciato. Tu hai detto soldi, dove? Tu dimmi dove l'hai bruciato. Morto ancora sta lì. Va giù. Anzi, però, io sai che dico, mi dispiace probabilmente adesso, andato via Bacchiocchi, proponigli se può, come commissario dell'ADR, ma te lo dico in buona fede, se veramente l'ADR può investire lì per fare dei mini alloggi popolari per aiutare la gente, a meno ti salva il problema di risolvere. È una cosa che potrebbe essere una bella idea, prendila in considerazione. Posso, in proposito sul fatto del mutuo, dire che quando tu hai ripresentato nel 2018-2019, non ricordo la data, il progetto del 2011 per che ha dato origine al finanziamento di €1.900.000, ma tu l'hai ripresentato fatto, allora? Tal quale, senza considerare gli aumenti di prezzi che ci sono stati e senza considerare la nuova normativa antisismica che è intervenuta. Quali aumenti dei prezzi c'erano? In 8 anni sicuramente l'aumento del prezzo te l'ha dato il Ministero degli Interni. Non era necessario prendere un mutuo, perché quel mutuo vi serve per demolire le parti già adeguate sismicamente. Le parti, quindi già un danno al danno fare. Tu non sai da quello che lo so, voglia se lo so. A voglia se lo so. Ci sono delle prescrizioni, perché demolendo e ricostruendo tu sei soggetto a tutta la normativa come se fai una nuova costruzione. Certo. E quindi demolendo quella scuola abbiamo dovuto richiedere tutti i pareri, dal parere dell'autorità dei bacini al parere urbanistico al parere ambientale, tutti i pareri. E nel parere, se tu l'hai letto, nel parere dell'autorità dei bacini vieta qualsiasi utilizzo di tutte le parti che stanno sotto
quella quota. Sì, ma l'altro consiglio comunale, io l'avevo detto, su quella prescrizione dell'autorità di bacino bisognava opporsi, perché quel limite di esondazione è un limite che è solo fittizio, non è reale, nella media storica delle sondazioni, eppure nessuno ha fatto niente. Ma è un fatto che per quella parte, quelle parti che sono stati oggetti di recente intervento sono stati finalizzati e realizzati con dei finanziamenti ad hoc, sì, e sono stati realizzati da pochissimo tempo, e se non ci fosse stata questa ulteriore necessità dell'adeguamento sismico della struttura antica, quelle erano opere che potevano essere assolutamente salvaguardate e quei fondi potevano essere stati come no? Se non ci fosse stata questa necessità, tu non avresti avuto la necessità di sperperare ulteriori 300 e rotti mila euro. È da vedere, perché poi quei porti sono scollegati con la scuola. Su questo, ma che sono scollegati? Qui parliamo di autorità di bacino, di piena, che loro ti dicono che quel tutto ciò che è sotto quella quota non lo puoi utilizzare. Allora la palestra l'aiuti? Ma che dici? Esiste, la palestra esistente. E perché quelli non già esistenti, mica li devi demolire. Sono esistenti anche questi. Parliamo di esistenti e sono scollegati al corpo centrale. Se c'era un progetto più attento, probabilmente li potevi anche salvare. No! No, lo no, dici te che no. No. Leggiti la, il parere della di bacino. Ma i pareri si contrappongono. Tecnicamente pareri, oggi sarebbe stato forse possibile fare un supplemento tecnico di verifica per capire di non buttare via quei soldi, perché a prescindere dal discorso della quota, che oggettivamente è quello, tecnicamente quella costruzione sarebbe stata a norma sotto ogni profilo. Dico quella di cui all'ultimo finanziamento, onde non sperperare in vano questi soldi che da poco tempo erano stati concessi proprio per soddisfare queste necessità. Allora, se l'unico problema residuava da affrontare era quello del rispetto della quota, così come previsto dall'autorità di bacino, su quello tecnicamente forse potevamo fare degli approfondimenti, perché sicuramente ci sono in zona delle attuali costruzioni, come già ci sono queste attuali costruzioni, che nessuno ti dice naturalmente di toccarle, e forse pure quelle potevano dire non toccarle. Non lo so però, perché non l'abbiamo fatta sta verifica. Ma chi l'ha detto che non l'ha fatta? Allora qual è il... Non fare il sopralluogo, sono venuti. Vabbè, sono ma venuti. Dipende da come te poni te come sindaco, il rapporto con l'autorità del bacino. Vabbè. Di che ti ha fatto comodo e quelli questo, firmano sì. Secondo te così? Sì, perché io gli ho detto non firmate, oppure fate questo. Credo che va bene. Una chiarezza. Allora, l'adeguamento sismico, abbiamo percorso la strada dell'adeguamento sismico dell'esistente, a parte che non verificava, come si dice in termini tecnici, e non garantiva quindi il rispetto di tutti questo i criteri imposti. Mi fai parlare cortesemente? Sì. Ecco. E inoltre la scuola, il costo sarebbe stato, non sarebbe bastato il 1.900.000, ma avremmo comunque dovuto accedere a qualche altro contributo per l'aumento dei prezzi. E poi la scuola, l'intervento di adeguamento sulla scuola sarebbe stato talmente invasivo che ci avrebbero lasciato la scuola completamente sventrata. Questo è qua. Chi l'ha detto questo? Dove, sono gli atti del comune? Fate un accesso agli atti e lo vedete. Cioè nel fare un adeguamento sismico di una scuola, noi parliamo di una scuola, la scuola è un'opera sensibile. Sì. No, parliamo di una scuola, non parliamo di una casetta così, parliamo di una scuola che ha delle regole precise. Certo. Fare l'adeguamento lì significa andare a intervenire sui pilastri, sui nodi, sui solai. Quindi per fare questo tipo di intervento che creava dei grossi problemi, nonostante tutto non verificava, e nonostante tutto non verificava, si veniva sventrata la scuola. Quindi tu spendevi questi soldi per fare l'adeguamento sulle strutture e non raggiungevi comunque il minimo garantito, che era uno, no? E poi dovevi trovare i soldi per rifare tutto, perché sbagli sventrà tutti i muri interni, vai a sventrare i solai, vai a sventrare i pavimenti, cioè, quindi questo è tutto documentato. Se tu vai a vedere nelle pecche che ci sono, è tutto documentato. Scusate, ma sarà tutto documentato, però voi non si può andare contro una logica. Anche e qual è la logica? Fermo restando, e qual è la contro la logica? Fermo restando, io preciso che
anch'io aderisco all'idea della demolizione della nuova costruzione, no? Se dipendesse da me avrei optato anch'io per quella soluzione lì, ma i costi di demolizione ce l'hai anche adesso, perché la butti giù lo stesso, li svendi lo stesso, i tramezzi, i pilastri, certo, i muri, quindi è certo, la stessa cosa, però la faccio nuova e va bene che la fai nuova e la faccio però, con un criterio diverso, però tu la fai in più rispetto al fabbisogno attuale. No, sì. Oggi allora i costi che no, è così. Ma non è vero, ma non è vero. Ma non è assolutamente vero. Mi fate precisare una cosa. Allora, voi prendete un milione. Ma proprio così, ma poi vieni qua così. Ma glielo spiega. Un milione. Io non glielo spiego in maniera più. 1,9 è finanziamento. Sì. 1,5 ve lo dà il Ministero degli Interni per l'adeguamento prezzi. Sì. Parliamo di 3 milioni di euro. 3 milioni e mezzo. 3 milioni e mezzo, giusto? Sì. Poi mi dite, se non leggo male, se non ho capito male, dovete prendere un altro 1 milione e 900 mila euro di mutuo. Sì. Allora tu mi devi dire, no, per fare il 60% di una scuola che è più o meno come quella attuale, grosso modo. Il progetto è similare. Può costare 5 milioni per rotti? Mettete la mano sulla coscienza, indebitando i cittadini di volte. Ma che computo metrico? Ma come che Se c'è un computo metrico, c'è un computo metrico, c'è qualcosa che non torna, compresa la demolizione dei manufatti esistenti. Ma tu, che so adeguati, ma tu lo segui? Ma tu lo io segui? Quello che contesto è la filosofia del progetto. Perché è un progetto scaricato da internet che non c'ha nessuna. Perché è quello? Anni 60. Va bene. Che scuola è quella? Vabbè. Io voglio tornare un attimo al discorso di servizi, quello che dicevamo. 5 di milioni di euro. Allora, se una cubatura del genere costa 5 milioni di euro. Angelo, immaginate Angelo, però è ovvio che hai detto 5 milioni di euro. Ma tu lo sai, ma tu la 7.500 euro un bagno. Lo sapevo il lavoro, costa 7.500 euro un bagno. Non ti paghiamo. No, capito, però. Però c'è ovvio che se tu in televisione dici 5 milioni di euro, per fare un bagno per usare anche due, c'è 7.500 euro. 3 per 2 in bagnetto. A prescindere dal fatto che costa 5 milioni di euro. Ma io dico, se lui sente la televisione e sente che tutte le opere sono bloccate del PNR perché hanno problemi. Io faccio un altro ragionamento. Il milione e mezzo del ministero che va dato non è sostanzialmente per l'adeguamento dei prezzi, per incarichi che ci sono stati, eccetera. Quello è il motivo, quello è il motivo del ministero, perché l'ha dato una volte come l'ha dato tutto il mondo. Ma che milioni? Scusate, non è così. Scusate. Come ne è così? Nel merito del progetto. Nel merito del progetto pensavo, auspicavo che ci si passasse quando c'è il punto della variazione, sì, quando c'è il punto dell'adeguamento, eccetera. Io con serenità credo che oggi questo Consiglio Comunale, contrariamente a tanti altri, sia veramente seguito, ma sia seguito per le motivazioni che dicevamo in avvio. Ora, su queste necessità, che sono necessità sacrosante, ci ritorniamo in sede tecnica. Io però, a 10 giorni dall'apertura delle scuole, vi dico che c'è tanta gente, e non pensiamo che c'è solo la gente, ci sta ascoltando solo quella per cui la popolazione scolastica è di competenza del comune, ma c'è pure tanta altra gente per quanto riguarda la popolazione scolastica delle scuole secondarie, delle scuole superiori. Perché io credo, a meno che il sindaco non si voglia assumere questa responsabilità pubblicamente, che al sindaco sta a cuore il mantenimento dell'istituto omnicomprensivo che sta a Orte, che è dotato per ogni ordine e grado di scuole di tutto quello che sappiamo. Quindi non è che la questione del liceo, delle scuole superiori è questione di secondaria importanza o che non riguarda questa amministrazione comunale. Credo, a meno che la maggioranza non voglia dire il contrario. Allora io credo e ripeto che questo Consiglio Comunale sia assolutamente seguito, perché ci sono tutti questi aspetti legati ai servizi per i quali a 10 giorni dall'inizio e dall'avvio delle lezioni questa ritenevamo fosse la sede deputata per comunicare rispetto a queste problematiche
quali erano le decisioni assunte, non da assumere o in programma di o quando sarà, ormai a 10 giorni da assumere. Io su questo ancora invito la maggioranza, il sindaco, chi di dovere, a dare una comunicazione che abbia un inizio, uno sviluppo, uno svolgimento e una fine su queste situazioni. Lo scuolabus, la mensa, le verifiche di tutte le strutture di sicurezza, l'antincendio, per quanto riguarda la scuola, Sirto Sacchetti. Sapere di quanto andiamo ad aggravare rispetto alla popolazione scolastica storica con questo ingresso di tutta la scuola media di Orte, per capire se tutti gli impianti sono stati adeguati, se tutti i servizi sono stati adeguati, i servizi proprio, l'antincendio, servizi igienici, servizi... Quelli sono sempre adeguati. Perfetto. Se tutto questo è stato fatto, su questo vogliamo sapere notizie. Che ancora oggi, dopo circa un'ora e mezza di dibattito, non sono state comunicate. Per quanto riguarda l'altra faccia della medaglia, che ripeto, sia chiaro a tutti, deve essere sempre una nostra necessità di tutta la comunità, perché qui parliamo di un omnicomprensivo che è fatto della scuola primaria e della scuola secondaria. Dobbiamo dire pure a questi signori che saranno oggetto di... Ieri arrivava una comunicazione formale da parte del preside Grubini per l'istituzione del doppio turno. Sappiamo che tipo di impatto questa decisione provoca su ogni famiglia? Per quanto riguarda sia la didattica ma anche lo svolgimento intero di una giornata, orari di lavoro dei genitori, attività extrascolastiche che normalmente e ordinariamente poi dopo il Covid ciascun nostro figlio è chiamato a fare, possibilità di utilizzo delle strutture sportive anche per la scuola e fuori dalla scuola. Queste sono le cose per le quali ci stanno ad ascoltare. E per le quali vi do una comunicazione, se non l'aveste ancora saputa, che rispetto a quello che avete fatto all'epoca erano tutti argomenti questi che da voi non sono stati, perché magari non era tempestivo, non sono stati minimamente affrontati, ma sono questi oggi gli argomenti che interessano le persone. Ma chi l'ha detto? Non risulta a me, ma credo che non risulta la stragrande maggioranza dei genitori che oggi si trovano da ieri a vedersi formalizzata una determinata decisione. Per quello che riguarda, allora, torno a ripetere, fuori dalla polemica, no, ce le potete dare, anzi le potete dare alla popolazione di Orte queste comunicazioni? La scuola media, che è di nostra stretta competenza, certo, non ci sono assolutamente problemi. Ti posso garantire, oltretutto, come noi... allora, come viene organizzato il servizio scolare, il servizio di scuola bus, per esempio? Questi servizi ancora. Fermati un attimo, per favore. Non abbiamo possibilità. Il servizio dello scuolabus è stato preso in considerazione da noi, dalla struttura e dal gestore che ci segue nel corso. Ci siamo visti più volte. L'ufficio sta facendo abbiamo preso dalla scuola tutti i nominativi e le residenze, d'accordo, sotto comune, per i pulmini, e abbiamo aperto i termini per i pulmini. Ma non contenti di questo, abbiamo fatto, dato mandato da circa lunedì, che stanno facendo le telefonate singole alle persone per avere... per dirle, lo sei a conoscenza che tu non hai fatto domanda del pulmino, che il pulmino quest'anno deve andare a Ortascalo, il punto di raccolta ce l'hai più vicino, perché i punti di raccolta rimangono quelli, tranne il punto degli impianti sportivi. Però magari uno di Caldare, mo perché guardando Maria, Caldare, dice no, allora io c'è il punto di raccolta a Caldare, non lo voglio portare. Prima lo portava a scuola, allora lo prendo al punto di raccordo a Caldare. Quindi stanno facendo tutta questa, d'accordo con GTO, che è per dare ancora una maggiore informazione. Voglio dire, ma allora noi eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo rivisti per parlare di questi problemi e avremmo convocato un consiglio. Abbiamo aspettato fino a che non avessimo la certezza di quel 1,5 milioni, perché dovevamo fare la variazione di bilancio, quindi non è che non volevamo fare il consiglio, questa certezza ce l'abbiamo avuto
mi sembra, o qualche giorno prima di Ferragosto o qualche giorno dopo di Ferragosto. Quindi, quindi voglio dire, non è che dice non vogliamo, noi volevamo non mettere a conoscenza il Consiglio Comunale o le minoranze di quello che stavamo facendo, soltanto che finché non usciva il decreto noi, questo è il motivo. Però per quello che riguarda la nostra scuola, stiamo intervenendo a Ortescalo nei punti critici, c'erano dei punti in cui c'erano delle infiltrazioni d'acqua, adesso stiamo facendo tutto, rifacendo tutte le parti del tetto, stiamo sostituendo tutte le canale, ci stavano dei vetri rotti, cioè stiamo facendo il possibile. Ci stavano dei problemi nelle caldaie, che dove c'erano tutte le doppie pompe, però una non funzionava, e quindi le stiamo rimettendo tutte per avere, cercare di non avere problemi. Poi tu prevedi tutto, magari ti capita l'imponderabile, però ci siamo attivati per avere, è chiaro che questo è di nostra competenza. Per la competenza della provincia è più difficile, perché nonostante alcune indicazioni, poi queste indicazioni devono essere recepite, non è che noi possiamo imporre devi fare così. No. Da questo punto di vista, permettimi, visto, ecco, vedi, siamo entrati un po' nel merito delle cose, e credo che tutti quanti noi apprendiamo anche con soddisfazione il fatto che tutti questi aspetti sono, diciamo, stati affrontati in qualche maniera, e cercheremo poi. Per quanto riguarda le scuole superiori, vi assicuro, io sono il papà di una persona che è oggetto proprio di questo provvedimento, perché fa il liceo Tancredi. E ci sono, vi assicuro, tutte le famiglie, lo so, da questo punto di vista. Su questo punto di vista, sì. Bene, attenzione. Io credo che da parte del sindaco, della maggioranza, anche questo sia un problema che, a prescindere dalla soluzione che verrà data all'individuazione del plesso presso il quale, quando sarà, verranno trasferite, c'è una necessità oggettiva sovrastante a tutto. Da quando si è ormai diffusa la notizia dell'adozione del doppio turno per questo lasso di tempo, che per quanto sia breve, ma comunque è fino alle prossime vacanze di Natale, almeno così si dice, almeno così si dice. Soprattutto anche in ordine alla residenza, alla presenza di popolazione scolastica che viene da fuori, residenti. Vassicuriamo, ve lo dico con assoluta certezza, che c'è la volontà di procedere in massa, a prescindere dai dati che sono stati dati in ordine alle preiscrizioni fatte un anno fa, nelle quali eravamo tutti nelle braccia del Signore rispetto a queste problematiche, c'è un'assoluta volontà irremovibile di procedere in massa al trasferimento di tutte queste persone. Rispetto a questo, credo che da parte della nostra amministrazione, di tutta l'amministrazione, adesso non faccio distinzioni di ruoli, c'è la necessità di esperire un'attività di informazione quanto più capillare possibile per rassicurare in ordine alle tempistiche, in ordine alla validità anche delle soluzioni. Dicono che la provincia adesso prenda questo stabile, che poi potrà essere anche definitivamente lasciato alla disponibilità della nostra comunità con l'implementazione, quando ce l'avremo disponibile, quindi è una struttura nuova, di ulteriori servizi. Questo potrebbe essere tutto argomenti utili a cercare di contrastare questa tendenza, che non è una chiacchiera, a prescindere dalle interlocuzioni che fino ad oggi ci sono state, perché è una volontà sacrosanta che ci viene comunicata ad horas da non so ormai quante persone. Su questo chiediamo che ci sia un punto fermo da parte dell'amministrazione, per capire pure come ripartire questi sacrifici su questa popolazione scolastica. È giusto solo che ricadano sulla popolazione del liceo? La popolazione scolastica delle scuole superiori è il liceo, ragioneria, ex, come si chiamano adesso, non ricordo, ragioneria, geometri, eccetera. Magari una rotazione di questo sacrificio per 2 mesi potrebbe essere una settimana, 10 giorni per uno, quindi minimamente percepibile, piuttosto che per tutto il lasso di tempo. Su questo ci stanno chiedendo le questioni, okay, i genitori. Ok, allora, ti chiudo il discorso della scuola media, nostra competenza. Adesso stiamo cercando di intervenire pure sulla viabilità per dare giù ad Ortescalo, per dare pure ad Ortescalo minore disagio ai pulmini che arrivano. Ci è parlato con la scuola, i pulmini
visto che è chiuso, entrano dentro, devono far scaricare perché adesso non li fanno più entrare, ho detto i pulmini devono entrare nella scuola, non possono fermare lì davanti, non voglio vedere più le schede, abbiamo detto non vogliamo più vedere le file fuori al cancello perché lì fino alle 8:30 non possono entrare su una strada provinciale, cioè abbiamo fatto tutta una serie di prescrizioni quelle sulla scuola. Scusa, adesso mi viene in mente una cosa, l'impatto di questa implementazione del servizio per l'arrivo e l'uscita, ma a livello d'orario comporta qualche disagio? No, è possibile comunque rispettare, cioè portarli da Orte, in conto da Orte a Verigiù ci vuole più tempo, sì, impatta sull'orario? Da Orte venivano su e quindi, capito? Quindi non c'è impatto sul... Lo sta verificando, però non c'è. Tanto è vero che abbiamo detto, siamo disposti al limite a mettere un pulmino in più, ma creare minor disagio. Perché i pulmini sono sufficienti per garantire questa implementazione dei servizi? Queste erano le cose che... Sì, perché già ce l'avevamo due in, diciamo, l'officina. Della società. Della società in, rispetto ai nostri di proprietà. Quindi su questo non ci sono... per quello che riguarda noi, diciamo, ci siamo attivati e ci stiamo cercando di dare delle risposte a tutti quanti. Per quello che riguarda la provincia, certo, noi siamo coscienti e dell'importanza di non perdere lì, ma ci siamo stati sempre coscienti nelle nostre discussioni, dice, ma d'altronde la provincia, dico sì, è la provincia, però siamo noi nel territorio che è. Noi abbiamo dato al presidente della provincia e all'ingegnere che è venuto, perché ci siamo visti con il presidente, ingegnere, responsabile delle scuole, ingegneri della provincia, abbiamo dato la massima disponibilità, perché abbiamo valutato la possibilità di mettere dei container. Dice, ma dove li mettiamo? Dove volete, pure fuori, chiudiamoli fuori, ve li facciamo, ma urbanisticamente non vi preoccupate, noi ci prendiamo la nostra responsabilità, le fogne ce l'abbiamo, quindi una volta che hai fatto l'allaccio in fogna non ci sono problemi, cioè ci prendiamo tutte le responsabilità per venirvi incontro, come nella soluzione che dicevi te, che hanno prospettato uno stabile, cioè, dico certo, non è che io ti posso dare una autorizzazione paesaggistica io personalmente come amministrazione se la competenza è regionale, i tempi o del ministero, quindi i tempi, qualche tempo in più lì ci sarà, ma da parte nostra non ci sono problemi. E quindi io dicevo poi sempre le cose accessorie che determinano poi magari la possibilità per quello che riguarda diciamo le cose, è di ieri la nota della provincia, di ieri all'una che mi è arrivata la nota della provincia, in cui mi dice che stanno valutando questa possibilità di mettere a posto la struttura, che praticamente invita la scuola a fare il doppio turno fino a dicembre e che loro si interessano con il Cotral per gli orari dei pullman il pomeriggio. Io più di questo, noi la martelliamo la provincia, però voglio dire, non è che più di questo poi... Manca l'altro pezzetto del ragionamento che è fondamentale, che è quello che ti consente di arrivare capillarmente poi ai destinatari del servizio. Capito? Per dare opportune, perché la didattica è della scuola, no, che viene data. La opportunità e la comunicazione che le famiglie alla luce di tutte queste cose si inducano. La scuola a cui sono competente. Bisogna che lo facciamo pure per tutta la scuola, perché la scuola è una, la presidenza è unica. Ho capito. La popolazione scolastica, poi, se va via quella delle superiori, ti consente di rimettere a rischio il mantenimento della dirigenza. Ma io da solo non gliela faccio. No, da solo, col preside, col dirigente. Un attimo. Che ci vuole a organizzare capillarmente un'informazione complessiva che possa raggiungere, voglio dire, stiamo a parlare di cose normalissime. Oh, ma questo è di ieri, ma lascia perdere la struttura. No, e che mi dice che fa il doppio turno? Del doppio turno non si è mai parlato. Sindaco, un attimo solo, il doppio turno, io ho capito, mi permetto di interpretare minimamente il discorso, no? C'è un problema di articolazione degli orari che implica per i genitori nel rapporto lavorativo delle difficoltà, i pasti sono un'altra difficoltà, quindi di fronte a questo tipo di situazione sarebbe opportuno
prevenire queste criticità mettendo d'accordo dirigenza scolastica, anche il comune e il rappresentante dei genitori per verificare laddove è possibile l'attenuazione di questi fenomeni, perché ma poi il doppio turno è questo, implica queste cose. Non avevamo ancora contezza della soluzione che la provincia avrebbe intrapreso, che misure potevamo prendere? Ma perché non ce l'ha data? Non è che uno non gliel'ha chiesto. La provincia, comune e dirigente scolastico, però la soluzione, diciamo, che finale del doppio turno è arrivata ieri, quindi adesso ci attiveremo, perché mentre noi per la scuola nostra sappiamo tutti gli iscritti, le classi e tutto, siamo intervenuti tempestivamente sulla scuola, bisogna chiedere alla scuola, mi dai l'elenco, posso io telefonare, perché poi alla fine quanti so, come viene organizzato questo doppio turno, quali sono le classi che secondo voi, perché sono loro che decidono, fanno il doppio turno, e su quelle posso avere gli elenchi, posso parlare con il... ho capito, ma questo ti ripeto è di ieri, ma concordiamo sul fatto che aspettiamo una tempestività, ma certo, questa attività, ma certo, voglio dire, ma come abbiamo fatto per la nostra scuola, noi ci siamo, noi siamo qui. Prima qualcuno ha detto a me di quello che non posso fare le aule per la scuola superiore, noi facciamo le aule per il comune, noi facciamo le aule per il comune, sì è vero, non lo possiamo dire pubblicamente Angelo che facciamo le aule per le superiori, ma se le superiori stanno in difficoltà e hanno bisogno di aule, significa che noi mandiamo via i ragazzi. Capisci quel discorso? Voglio dire, mandiamo via, impoveriamo la ricchezza sul territorio. Io non ho detto questo, ho detto che gli investimenti vanno fatti. Se i fondi sono pubblici vanno fatti pure per tutti, ma se prendi un mondo quelli sono fondi degli ortani. Sì, sì, però anche l'indotto comunque è importante. Secondo me, io ho detto semplicemente che complessivamente adesso, per quello che manca, quindi implementando già le attività comunicative che sono state fatte nei confronti degli organismi competenti, possiamo prendere oggi ufficialmente l'impegno che da qui al giorno dell'inizio delle elezioni, prendendo atto che ci sono ancora tutte queste questioni da definire, che hanno questo impatto così rilevante sull'organizzazione della vita di molte famiglie, con dei riflessi anche sul benessere della scuola, eccetera, lo prendiamo l'impegno che convocheremo. Io mica dico che dovremmo fare delle cose pubbliche. L'impegno noi l'abbiamo già preso, Giuseppe, e stiamo lavorando da mesi, Giuseppe, per questo, non è che lo prendiamo ora, no, per l'abbiamo già preso. Ascolta, noi oggi conosciamo ufficialmente oggi tutte queste cose. Esatto, però tieni presente, tu tieni presente una cosa, che c'è il passaggio pure di preside, quindi fino a domani, È come se non ci fosse questo, da domani ce n'è un altro, quindi magari le dobbiamo sarà aspettare. Compito loro trasferirsi. Ho capito, però magari tu c'hai delle posizioni diverse a me interessa mie, magari, a me interessa che questo fenomeno che è evidente, che si sta manifestando proprio in questi giorni, sia contrastato più che sia possibile. Il fenomeno a cui faccio riferimento è quello di un trasferimento in massa di questa popolazione scolastica altrove, e è un lusso che non ci possiamo permettere. Allora, da domani mettiamoci nella condizione di continuare quest'opera di comunicazione, continuare, non di avviare, di continuarla, che abbia ad oggetto queste nuove problematiche, che sono quelle che poi alla fine più della struttura, del progetto, del verifica, del non verifica, hanno incidenza sulla vita di ciascuna delle nostre famiglie. Però, tutto qua. Parliamo di un'organizzazione didattica in cui noi possiamo dare dei suggerimenti, possiamo fornire degli aiuti, ma comunque è un'organizzazione di didattica che... In una parola, Loreda, possiamo pretendere che gli organismi competenti si facciano carico di dare il prima possibile delle indicazioni e quindi delle soluzioni che tranquillizzino e quindi motivino chi di dovere a non andarsene. Perfetto. Questo da è il compito dell'istituzione, è questo. Ho detto, se no vi piccate, ho detto proseguire, Giuseppe, proseguire, Giuseppe. Proseguire, non è finito il compito. Perfetto, però ascoltami Giuseppe, ascoltami Giuseppe, ascoltami, da il mese di
credo di non sbagliare, di novembre, dal 15 di novembre, la provincia ha appaltato l'ampliamento di un'ala dove vengono tre classi. Dal mese di novembre che la stiamo martellando la provincia, facciamolo adesso, facciamolo nel periodo estivo, facciamolo. Quando sono iniziati i lavori? Adesso. Ho capito, ma allora non potevamo fare la stessa cosa con la demolizione, con le cose. No, tu dici, no. Perché non c'avevamo i soldi, abbiamo dovuto aspettare, eccetera. Cioè, voglio dire, però tu sai che abbiamo delle problematiche. Quindi, bene. Allora, non è che non l'abbiamo tallonato, la stiamo tallonando, ma anche perché iniziare i lavori dentro i ragazzi fase, è sempre un problema. Complesso. In questa fase l'interlocuzione prioritaria rispetto a queste necessità che adesso abbiamo condiviso è nei confronti della dirigenza scolastica. Certo. Capito? Certo. La provincia, adesso, il comune, una volta che hanno imboccato la strada delle strutture, ognuna per le proprie competenze, e quelle so. Le conseguenze però vanno concordate con la dirigenza scolastica. Perfetto. È lì che oggi ancora c'è la necessità di portare avanti questo tipo di interlocuzione per contrastare il fenomeno che ci vedrebbe impoveriti irrimediabilmente. Certo. Io a questo. E questo continueremo a farlo. Non abbiamo idea nemmeno noi. Fermo restando il fatto che comunque dall'altra parte ci deve essere lo stesso interesse, perché comunque la popolazione scolastica interessa anche al dirigente, immagino. Quindi lo do per scontato. Un confronto dove però maggiormente a livello didattico sono loro che ovviamente hanno le armi in mano e la possibilità di intervenire con i professori, con l'organizzazione scolastica, quindi non ci possiamo illudere del fatto che tutto sarà risolto come ci piace a noi, ci sarà bisogno di sacrifici. Noi intanto mettiamoci nella condizione di pungolarli in modo tale che queste cose vengano. E questo lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Domani arriverà appunto il nuovo dirigente scolastico, quindi credo che poi Giuseppe la prima. Comunque già abbiamo fatto riunione insieme. E abbiamo fatto una riunione insieme a lei, proprio per questi problemi. A lei e al vecchio. No, lì è ovvio che c'è un problema, perché il doppio turno del pomeriggio e mattina avrà oggettivamente a livello organizzativo dei problemi. Però non era ancora. Sì, certo, dico, è chiaro che è uscito ieri come concetto, però giustamente crea dei problemi, quindi loro danno delle soluzioni, ma hanno detto che siamo sempre no. Le migliori, perché adesso la comunicazione ufficiale è arrivata ieri e se ne è parlato da 2-3 giorni, mica di più, io l'ho saputo, voi non lo so quando. A me è arrivato stamattina un messaggio, dove dirla. Però va bene. Quindi cioè, purtroppo la volontà nostra, il lavoro telefono nostro. Io aspetta, però prima di tutto questo punto, se lui dicevi volevi notizie che le avresti chieste dopo della scuola? Dal punto di vista tecnico nella nuova capocia, no, siccome c'è qui il fatto, per quello, capito? Approfittiamo perché cioè, tanto o adesso dopo penso che non credo ci siano problemi. Ingegnere, io stavo dicendo, perché dice noi stiamo facendo una scuola che è super super dimensionata rispetto a, hai detto guarda che no, perché noi facciamo una demolizione della scuola e dobbiamo seguire pedissequamente la nuova normativa, che non è più così ma ha delle rigide prescrizioni. Se glielo spieghi magari in maniera più partendo dalla vecchia scuola. Allora, la scuola esistente da demolire è una scuola già realizzata nel 1971. Attualmente è vigente la normativa del 75 che prevede, noi pensiamo sempre agli spazi scolastici come alle aule, c'è tutta una tabellazione obbligatoria, tra l'altro ci obbliga il rispetto non solo il Ministero della Pubblica Istruzione in questo caso, ma anche il Ministero dell'Interno che è finanziatore per la parte PNR. Tutta una serie di spazi che sono, oltre a quelli veramente di attività didattica, anche di attività didattica accessoria,
aule musicali, per aule informatiche, tutto quello che più o meno nelle scuole esistenti, adesso parlando in termini pratici, vediamo molto di rado. La scuola che è preesistente aveva degli spazi abbastanza ampi, però non era già progettata con questi criteri perché era antecedente a quella normativa, c'è una normativa precedente, quindi meno vincolante sugli spazi aggiuntivi rispetto alle aule di attività didattica, e comunque aveva dei grandi spazi. Poi adesso l'utilizzo che ne è stato fatto, stendo un velo, dal punto di vista tecnico non posso parlare, insomma, perché chiaramente, come diceva il sindaco, ci sono state delle necessità, immagino, di carattere pratico, per cui quelle che dovevano essere magari degli spazi che servivano alle sezioni che già ci sono secondo la normativa attuale, poi di fatto per garantire una necessità urgente che era quella del liceo, probabilmente sono stati in qualche modo derogati più o meno parzialmente. Adesso andiamo a fare una scuola nuova realizzata secondo la normativa. La scuola nuova, mi pare di ricordare che le aule, le sezioni attuali siano 4 nella scuola media. No, 3. 3, perfetto. La scuola nuova nella sua totalità prevede 5 sezioni, 15 aule, è divisa in 2 lotti, il primo lotto è quello che contiene maggiormente le aule per ovvi motivi e ne contiene 12, quindi 4 sezioni. Passiamo da 3, scusate, 3 sezioni, no, 3 per 4, 4 sezioni, e quindi passiamo dalle attuali 3 a una per un eventuale sviluppo demografico, immagino, anche perché credo che il numero degli alunni all'interno delle sezioni attuali non so se rispetta i limiti del numero di alunni, per cui probabilmente c'è anche quel discorso lì. Oltre a questi spazi ci sono tutti gli spazi accessori, quindi non è il volume che ne è derivato sia nel secondo lotto, che non è ancora finanziato, è ancora tutto di là da vedere, sia sul primo, che è quello che stiamo affrontando adesso, che dovremo appaltare, rispettano quelle famose tabelle della legge 75 in toto, senza sprecare un metro quadrato, dovendo progettare il nuovo ovviamente, partendo dal parametro 4 aule, mi pare 24-25 alunni per aula, ci stanno delle superfici pro capite che per le altre attività vengono fuori le distribuzioni che abbiamo sugli elaborati di progetto esecutivo, ma c'erano anche nel progetto definitivo che poi avete visto allegato alla delibera per la dichiarazione di pubblica utilità. Chiaramente il progetto esecutivo ci ha dato il dettaglio soprattutto dei costi, dell'aspetto economico, e poi eravamo in attesa, come diceva il sindaco, della copertura finanziaria per l'aspetto dell'incremento prezzi dal 2021, quando ci hanno finanziato, a oggi. Quindi riassumendo, il primo lotto prevede le 4 sezioni e le relative attività connesse, ossia la cosa non è proprio così precisa perché tutto è studiato per una scuola completa, quindi tutto funziona poi anche col secondo lotto, però sicuramente abbiamo le aule e abbiamo anche degli spazi aggiuntivi secondo il decreto del 75. La scuola chiaramente è verificata tutta sul decreto del 75, sembra strano, dice il secondo lotto un'aula sola, no, però ci sono tutte le parti e le aree eccetera, che la verifica è globale. Una sezione, volevo dire, una sezione 3. Noi attualmente passiamo da 3 a 4 sezioni. Passiamo. Come si chiamava tecnicamente il nome? Rispettate, che detto, mi raccomando al ministero, che ci hanno detto rispettate. Allora, l'incidenza delle aule del decreto del 75 del Ministero della Pubblica Istruzione è quello vigente. Ma c'era un nome particolare? Che testo che unico, forse, del testo unico dell'edilizia scolastica? Perché devono essere rispettati, perché sennò possiamo perdere il finanziamento. No, no, ma quella comunque, cioè non si può progettare una scuola senza rispettare quella norma, è proprio, non esistono deroghe da quel punto di vista. Abbiamo dovuto fare una dichiarazione che non facevamo nella scuola la palestra perché stava, sì, a una distanza minore di un chilometro, quindi poteva, sì, comunale, e sì, sì, utilizzare, sì, quella, se sì, no avremmo, sì, potuto, sì, fare per una palestra. Certo, questo nelle scuole medie la palestra può essere derogata se c'è una struttura sportiva nelle vicinanze, eccetera. Realizzato, quindi il, sì, 60% dell'opera, sì, anche un po' di più, diciamo circa il 60%, va bene, sì, c'ha una sezione in più, c'ha una sezione in più. Passa da 3 sezioni per 3 anni a 4 sezioni per 3 anni. Oh, sì. Poi la legge a cui tu fai riferimento è una legge vincolante? Sì, assolutamente, perché ma un domani che entra in funzione la scuola, come si può rendere agibile se è realizzata al 60%? Come?
in assenza degli spazi non realizzati, sì, è possibile ottenere l'agibilità della scuola? Perché se la legge dice una cosa, allora l'agibilità è un aspetto differente. L'agibilità di normativa è un'agibilità, quindi non mandiamo i ragazzi senza le aule previste da quella normativa. No. Allora, se non sono fatte, bisogna che diciamo che noi abbiamo fatto una previsione per il futuro, anche con un terzo lotto, passando da 4 a 5 sezioni per 3 anni. Ma noi adesso ne abbiamo 4, ci stanno le 4 adesso sezioni. Adesso ci stanno 3 sezioni, no? No, parlo del progetto. Parlo del progetto. Sì, io parlo della situazione attuale. Sì. Noi demoliamo una scuola, sì, nella quale ci sono 3 sezioni, sì, più altre, quante aule non mi ricordo, 13-14 aule che abbiamo dato, okay, alla scuola superiore, vabbè, che erano aule dedicate alla didattica. Sì. Adesso noi andiamo a realizzare il 60% del nuovo corpo, sì, aumentando una sezione, sì, quindi che momentaneamente non sarà utilizzata perché gli studenti sono gli stessi. Adesso i dati della direzione didattica non entrano nel merito. La scuola media, più di quelli non so, quindi Non so se prendendo il numero di legge per aula, che potrebbe non essere quello attuale, perché vengono derogati per una necessità il pratica, numero di alunni, andando a norma di legge, se le attuali, adesso non so i numeri, potrebbero servirne proprio 4. Benissimo, insomma. Però tutte le altre aule che noi previste dalla legge per il completamento della didattica non saranno fatte. No, saranno fatte perché le 3 aule, le 12 aule sono articolate sul primo e secondo piano in parte, poi ci sono altre aule al piano terra e negli stessi piani per le altre attività. Ci sono anche... Allora so più del fabbisogno, no? No, perché come vi dicevo il decreto non prevede soltanto, quelle sono le aule per attività didattica, ma attività didattica vera e propria, quella al banco, poi ci sono altre attività che sono comunque devono essere realizzate, anche quelle sono comprese, sì, sono comprese. Sì, sì, sono comprese. Quindi il 60% ulteriore, che cosa servirebbe? No, il 40%. Ulteriore, che è più piccolo, riguarda la realizzazione di ulteriori 3 aule, una sezione, e gli ulteriori attività connesse a quelle. Ma che non so, collegate a un aumento della demografica della popolazione scolastica. Questo è un discorso di dati. Io vi parlo di dati di progetto che mi sono stati dati. Poi adesso sulle previsioni demografiche, cose non. Penso sia un discorso più di pubblica istruzione, non tecnico. L'ho visto però. Questa parte che oggi non viene utilizzata, allora, noi quanto incide in percentuale sui costi? Non è finanziata, abbiamo una stima che è a livello di progetto definitivo, perché non abbiamo un progetto esecutivo, poco meno di 3 milioni di euro. Ulteriori 3 milioni di euro? Sì. Però stiamo parlando di una stima fatta a livello di progetto definitivo, non esecutivo. Noi siamo arrivati a livello di progetto esecutivo su questo lotto. Tra l'altro è un lotto, però di fatto è un appalto intero. Questa scuola viene fatta realizzando una sezione in più, con tutte rispetto le aule scolastiche accessorie in più, rispetto al dovuto attuale, giusto? Sì, al dovuto attuale, non di normativa, l'esigenza demografica. Quello che dice lui, ma comunque è semplice, la popolazione ha 3 aule, 3 sezioni, esatto, quanti sono? Scusate, oggi, visto che nel rispetto della norma, dei parametri, degli standard, viene fatta la lezione più. Erano 3 sezioni più delle aule che servivano per. Ci siamo andati tutti a scuola lì, andavamo all'aula di musica, quella con dentro, c'era la musica, il professore Azzeppa, eccetera. Ma zucco è bella, scorrendo. E la nuova normativa nella costruzione prevede che oltre alle aule per fare lezioni serve molto più spazio. Quella sera ti da venire. Sì.
domani noi andiamo a realizzare un qualcosa. No, sono per i laboratori, non sono aule. Noi domani andiamo a realizzare, giustamente, secondo me, giustamente, un qualcosa che prevede, non più 300. Per due motivi, il primo è 300, se è vero 300. Il secondo è visto che ci sono aule da X bambini con 4 aule, possiamo mettere meno bambini ogni aula. In più a questo mettiamo all'interno delle stanze console. E sopra le attività che servono di supporto. No, ma questi, questo numero sono quattro sezioni. Semplice e chiaro, giusto Angelo? Se... Sì, perfetto. Con gli attuali numeri mi sembra di ci vogliono quattro sezioni già. Poi dopo domani il secondo lotto sarà un altro ragionamento che faremo, certo, quando sarà. Non è una certezza quella, certo, tant'è vero che noi abbiamo un CUP, un CIG specificamente su questo lotto. Perché questa è una certezza, perché ha una copertura finanziaria e quindi ha la possibilità. È chiaro che per acquisire i pareri abbiamo preferito fare una previsione generale, in modo che abbiamo un parere generale e dovendo fare poi il lotto successivo il parere già c'è. Io voglio arrivare a una conclusione, una tecnica e una politica. Sì, ma io solo sulla tecnica. Va bene, no, però se le quattro sezioni sono progettate per togliere la scuola media Ortescalo, è un tema politico, va bene? Ma scusa, però perché mi interrompete? Io ho detto, se le quattro sezioni sono progettate per togliere la scuola media Ortescalo, è un discorso che io non condivido, perché io voglio la scuola media Ortescalo. Se la scuola media è stata progettata senza una previsione in futuro di un incremento demografico della popolazione scolastica, è un più a cui qualcuno dovrà dare una risposta. È stato o non è stata? Non lo so, no, cioè il progetto, no, il dimensionamento di una scuola viene fatto in prospettiva di, allora, se la scuola media attualmente ha tre sezioni e in prospettiva statisticamente non si prevede un incremento della popolazione scolastica, qualcuno ci dovrà spiegare perché è stata fatta una sezione in più. Tanto più con costi che vanno, e lo ripeto, a incidere sulla questione locale, sulla finanza locale. Quanti centro? 300? Solo 10? 2023. Questa è una questione politica. Allora siamo già in linea. Siamo già a quattro sezioni con i numeri attuali. Siamo già a quattro sezioni con la normativa per i numeri attuali, perché mi parlano di 300 alunni dentro la scuola 10. La scuola 10, 300 allora, alunni, sono sopra, detto, ai massimi... Se, di 24, se la scuola se la scuola ci vogliono quattro sezioni, allora però che servano quattro chiaramente sezioni chiaramente l'hanno fatto per un motivo pratico loro adesso di sistemarsi così, però dovendo realizzarla deve essere a norma, insomma. Allora se la previsione è perché il dimensionamento della popolazione scolastica no la popolazione attuale le attuali sezioni sì credo di aver capito che siano, tanto per essere chiari, sovraffollate rispetto al decreto del 75. Esiste una relazione su questo, una documentazione, qualcuno ce l'ha detto? Una semplice divisione, se il totale degli alunni è 300, no? Se il totale degli alunni è 300, siamo a 33 alunni per aula, 33 alunni per aula non sono consentiti. Ma il totale, ma il totale compreso Ortescalo senza. Oh, scusami, no, Angelo, però, se no giochiamo con i numeri. Ma il totale compreso Ortescalo o solo lì? Ortescalo rimane Ortescalo, chiaro? Ortescalo rimane Ortescalo, a meno che abbiamo i dubbi. Ortescalo rimane Ortescalo. Ortescalo è solo 100. A meno è chiaro. Secondo, abbiamo in questo consiglio comunale fin da primo giorno ragionato su guardare in prospettiva futura, non c'è visione futura, non c'è incremento, non c'è crescita, non c'è niente. No, quindi se si realizza una nuova scuola, io credo che sia, al di là del numero che possa immediatamente servire o no un'aula in più per la suddivisione dei bambini e dei ragazzi, credo che sia di buon senso aggiungere lì dentro degli spazi che possono essere utilizzati per qualsiasi cosa che possa avvenire. Certo. Credo che sia di buon senso, certo. Non credo che serva da dire 10 diviso 2 fa 5 e no tocca essere 4,8, non credo che serva questo, però, serva di buon senso. Scusa un attimo Sergio, però se è attualmente sovradimensionata, per quale motivo alcune aule non le abbiamo riprese dall'istituto superiore? Perché abbiamo costretto fino adesso dimensionata, ma rientra in aule di sovradimensionata, può stare all'interno della classe? Scusate, ecco perché. L'istituto, la provincia ci ha restituito la sede del liceo diversi anni fa.
L'utilizzo poi per il liceo internamente è stato fatto in maniera indipendente dal comune. Cioè la provincia diceva che non serviva più, poi dopo ha avuto una situazione di tale difficoltà che si è rivolta, credo, alla direzione didattica, la quale autonomamente ha fatto questo restringimento per una necessità pratica. Cioè, inizialmente ce l'avevamo già ripresi gli spazi, non so se è chiaro. No, d'accordo, no. Io ho fatto una considerazione, ma mi è stato detto adesso che attualmente le aule della scuola media non sono sufficienti perché erano in soprannumero. Sì, l'attuale situazione dai numeri che mi dicono è questa. Era opportuno, se era un problema di rispetto della normativa, sì, però adesso secondo me degli spazi dati alla scuola superiore. Secondo me bisogna fare una distinzione, però scusa Angelo se ti interrompo, bisogna fare una distinzione tra quella che è la gestione di una struttura esistente e la progettazione di una struttura. Uno progetta una struttura nella condizione del rispetto della normativa. Invece un preside può avere il problema di avere una struttura esistente e di avere delle necessità che gli comportino temporaneamente di derogare la normativa. Secondo me il caso di Orta è questo, cioè attualmente c'è una situazione di necessità che ha comportato una deroga temporanea della normativa. Non puoi fare un progetto continuando a fare deroga della normativa, il progetto deve essere fatto secondo la normativa. Certo. E questo è stato fatto semplicemente, tutto qui. Okay. Va bene. Grazie Massimo, grazie anche a te. Allora, chiama un bovadino che... Credo che sia in finale. Ciao Filippo. Posso? Sì. Ma siamo aspettati. Allora, andiamo avanti. Con... tanto che non è tocca votare niente dal punto di discussione insomma portato è andiamo avanti con il terzo punto all'ordine del giorno. Ma sulla questione che l'altro punto che noi abbiamo chiesto non diciamo nulla? No cioè, impianti sportivi impianti sportivi scusa Giuseppe chiedo scusa. Allora, degli impianti sportivi, noi abbiamo chiesto, abbiamo mandato il progetto all'amministrazione provinciale, l'amministrazione provinciale l'abbiamo mandato il primi di giugno, l'amministrazione provinciale ci ha risposto il... non c'è la data qui... il 23 agosto chiedendo delucidazioni. Il 23 agosto ci ha mandato a chiedere delle delucidazioni in merito al e autocertificazioni. Io gli ho risposto il giorno stesso dicendo che il comune di Orte, che l'intervento programmato dal comune di Orte, giusto delibera numero frazione progetto esecutivo progetto di ripristino adeguamento impianti sportivi e piste di atletica danneggiate dall'alluvione del 2012 è conseguenza diretta degli eventi alluvionali 2011-2013 come da documentazione a suo tempo prodotta da soggetti istituzionali deputati e trasmessa anche a codesta aspettabile provincia. A comprova si allega la documentazione fotografica del Ministero. Vabbè, io ho dato quello che chiedeva, insomma. Ieri ha risposto la provincia che ci ha dato nulla osta per procedere. Considerata una nuova opera. Sì. Allora devi alzare 1,70 m dal livello del terreno. No. La scuola sì, allora, sportivo no. A prescindere che il manto sintetico non è oggetto di questo progetto in questo momento, perché noi abbiamo mandato tutto il progetto, ma è il primo straccio. Che è quello del campo sportivo. Primo. Secondo. Non era il manto? No, è il campo sportivo. Il campo sportivo che cosa in particolare? Viene di fatto il manto. È una nuova opera. No, è una manutenzione straordinaria. No. È diversa perché se noi avessimo non fatto. È una manutenzione straordinaria. Tu non intervieni sul manto in erba. No, tu metti lì un elemento, un corpo estraneo, lo appoggi sopra. No,
No. No. Allora, no. Tra l'erba allora se noi l'erba avessimo fatto no, se noi avessimo due cose qua. No, se noi avessimo fatto l'adeguamento sismico che ce lo permetteva, sventravo la scuola e lo sistemavo, non chiedevo nessuna autorizzazione e potevo mantenere quelle quote. Le assurdità della norma. Questa è quella e quello rimaneva tale quale a quella quota e a quella cosa. Sì. Invece facendo la demolizione diventa nuova costruzione, nuova, e quindi devo essere soggetto a... Esattamente. A, e lo stadio non è nuova costruzione. Come è nuova costruzione? Il campo sportivo è nuova costruzione, perché tu togli il manto naturale e ci metti sopra un manto esterno. Ma non è così. Non è così. No. Vabbè, non rientra nuova costruzione, penso tutti ragazzi, scusate, non è che lo decide il sindaco Sergio Peciarolo o Giuseppe Fraicelli o Liliana Bobboni, nuova costruzione. Sempre che interviene su queste cose. Come presidente le dai la parola in qualità di? Come consigliere? Come consigliere? Posso il diritto, sì. Tu la dai, se ci mancherebbe pure. Non è che decide ognuno di noi se è nuova costruzione o ristrutturazione. Ci sono delle normative che decidono cosa è nuova costruzione e cosa è ristrutturazione. In questo caso non è nuova costruzione. Punto. Anche perché se no le costruisce. Allora, ieri. Viene la forestale e te fa nulla. Comunque, ieri è arrivata. Come dire la forestale, Angelo? Ieri è arrivata la forestale della provincia. Con asse, che ne so io. Ok. È una follia, guarda. Come impattano con l'avvio. Aspettate, silenzio Giuseppe. Roberta, Angelo, scusate. Roberta, scusate, vabbè, tanto questo potevo. Roberta, volevo parlare, 858 giorni, non è che decidiamo noi, ce la legge. E vabbè, ma tanto la gente a casa ascolta e ma non è che io, ma non è che noi modifichiamo le quote. Ma che significa l'intervento di mezzo? Tu stai su scherzi a parte. Ma tu ci stai su scherzi a parte. Se tu su un mando a voce, stendi un elemento estraneo. Ma perché? Devi fare un progetto. Ma che non è perché sbrogoli giù un campo d'erba. Devi fare un progetto con un'autorizzazione. Altrimenti è un reato ambientale, non puoi mettere sul terreno degli oggetti senza una nuova costruzione. Non è una nuova costruzione. Una casa ti butta via pavimento e lo metti sopra. Ma non è casa pavimento, non è una nuova costruzione. Esterno, e tu vai e tu fai un piazzale davanti a casa tua. Ma che c'entra? Ma non come nuova costruzione, non è un piazzale che non devi rispettare perché no. Ma non come nuova costruzione. Ma scusa, è anche una questione del buonsenso, no? Se il limite di esondazione è alzato 1,70, significa che c'è il rischio, no? Che un domani quello venga sommerso dalla esondazione e spendi 300.000 euro. Allora, secondo me, c'è qualcosa che non quadra, no? Se da una parte la scuola del Bondo non una quota secondo la tua logica non avrebbe dovuto quadrare neanche quando avete rifatto le gradinate. Scusate, avete fatto il progetto delle gradinate. Prego, Giuseppe. Quando è stata fatta la realizzazione per esempio delle tribune, quella non è una nuova costruzione? E non eravamo già in periodo di nuova normativa? E quindi non c'era la necessità di rispettare la prescrizione? No, scusa. No, mi viene adesso così, mi viene. Questa nuova normativa è decennale. Allora è recentissimo. Okay. No. Allora io chiedevo invece una cosa. Questo tipo adesso di certezza di poter utilizzare, e ripeto, oggi l'abbiamo avuta? Sì, ieri. E l'abbiamo avuta ieri. Rispetto ai tempi e quindi alla necessità di utilizzo delle strutture così come adeguate, eccetera, come impatta col riavvio delle attività delle società sportive? Noi ci pensiamo, cioè non abbiamo... Cioè, finché non c'avevamo questo pezzo di carta, io ci siamo incontrati con l'assessore Filippo, con i responsabili del come si chiama, insomma, società sportiva, e abbiamo detto vabbè, dice, perché noi siamo costretti ad andare via. Dico, ma costretti ad andare via? Dico, qui no, andare via, da mo che sono andati via? No,
con i ragazzi. Sono qualche anno che vanno. Con i ragazzi, con i bambini, con l'attività con i bambini. L'anno scorso hanno fatto l'attività dei bambini lì. Nel campo lì. Nel campo lì. Quindi dice, dico senti, possiamo trovare un accordo in questo momento, voi utilizzatelo, perché cioè, se noi li spostiamo a Bassano, i bambini a Bassano, i genitori non ce li vogliono mandare, dice, perché è più complicato, dice, perdiamo questo bel nucleo che abbiamo ricostituito. Dico va bene, voi utilizzate, gli abbiamo detto, questa struttura adesso, poi quando siamo pronti a partire e fare tutto, dico, vediamo come poter trovare una soluzione. Che idee ci avete in questa prospettiva? Ma adesso voglio dire, ormai siamo a settembre, quindi... No, dico, quando avvieremo i lavori per rifacimento eccetera, quale potrebbe essere una soluzione? Allora, loro ci propongono di aspettare, dice, se voi riuscite ad aspettare fino a aprile, dice, noi anticipiamo la chiusura del campionato e quindi... Quindi la conclusione che sia coincidente con la conclusione della stagione, diciamo. Esatto, della stagione. Mo se possiamo arrivare, noi abbiamo i tempi tecnici dell'appalto, la gara e tutto, no? E se riusciamo ad arrivare fino ad aprile proprio, non lo so, ma troveremo un accordo, una soluzione con loro, insomma, sicuramente. Cercheremo di trovare una soluzione con loro per non perdere questi ragazzi che con fatica hanno recuperato dopo tanto tempo. Un po' legato ai tempi della risposta e dell'autorizzazione, perché come avevamo detto ci eravamo presi l'impegno, l'optimum nostro sarebbe stato fare lavori chiaramente quest'estate, fare lavori quest'estate perché avrebbero ridotto al minimo l'incidenza sulle problematiche che poi i ragazzi, ma anche se vuoi le famiglie che poi portano i ragazzi a fare attività sportiva, hanno sul territorio, fermo restando che la priorità era non perdere, non disperdere le risorse, perché ad esempio questa è una cosa che sono molto contento, diciamo il settore giovanile, la società sportiva che si occupa del calcio, l'Ortana, sta diciamo riprendendo forma in tutti i suoi aspetti, ad esempio quest'anno torneranno a fare la categoria juniores, oramai era stata persa da diverso tempo, quindi mi sembra che la nostra priorità fin dal primo incontro è stato tutelare le attività che sono presenti sul territorio, anche per la valenza sociale che l'attività sportiva fa. Fatti i giorni. Essendosi prorogati i tempi di diciamo avere tutto quanto a posto per iniziare, abbiamo fatto diversi incontri quest'estate, la priorità nella scelta è stata quella comunque di cercare di farli iniziare limitando il meno possibile il normale svolgimento della stagione sportiva di quest'anno. Chiaramente il problema oggi, adesso che mi venga accettato o no la cosa, è figlia delle condizioni nelle quali abbiamo ereditato l'impianto sportivo, che purtroppo ci costringono ci hanno costretto a delle limitazioni, a delle revisioni, a dover fare degli interventi che anche l'anno scorso, nella scorsa stagione sportiva, comunque hanno fortemente limitato l'attività. Quest'anno speriamo che sia un anno di semi-normalità, in attesa della prossima stagione, che possa ripartire al meglio possibile con un campo che sia pronto durante la prossima estate, facendo partire, come diceva il sindaco prima, i lavori in un periodo in cui comunque non vadano troppo in conflitto sia per i ragazzi che giocano a calcio, ma se volete anche per quelli che poi no corrono sulla pista atletica, perché comunque il manto della pista atletica in quel periodo difficilmente verrà utilizzato, manto che purtroppo durante i lavori dell'alluvione, durante i lavori anche dell'ultima realizzazione di quello che abbiamo oggi come tribune e il resto degli impianti sportivi, ha subito un danneggiamento per il quale noi, il progetto prevede anche una futura realizzazione o quantomeno un miglioramento della pista, ci prefiggiamo un obiettivo, quindi diciamo la cosa va un po' di pari passo, cercare di limitare il meno possibile l'attività sia di chi fa atletica che di chi gioca a calcio, in modo che dalla prossima stagione a settembre si possa avere comunque nelle condizioni migliori possibile tutti i ragazzi che svolgono attività sul territorio. Che come stiamo messi? Allora, le tribune attualmente... Sono state riaccorpate, diciamo, alla struttura o sono ancora separate? Allora, come puoi vedere, come
chiunque va giù. Il problema lì adesso che dobbiamo anche intervenire in vista dell'inizio è anche delle parti di recinzione che non so chiuse, che comunque hanno subito del vandalismo durante, che poi la realtà dei fatti è questo, hanno subito del vandalismo durante l'estate. Quello che noi vogliamo fare oggi è mettere per prima possibile una struttura che sia quanto più sistemata. La cosa delle tribune era stata finita, era stata anche collaudata, vero Antonio? Sì, tribune sì, erano state anche collaudate. C'è il collaudo, anche il verbale di regolare esecuzione, e manca la parte della copertura della tettoia che adesso provvederemo a fare, che la ditta incaricata dei lavori si era rifiutata di fare, e quindi adesso abbiamo in carico ancora questi 75.000 euro circa con cui verrà realizzata la copertura. Quindi Giuseppe, l'utilizzo delle tribune è un po' legato a questo, capito? Che verranno estromesse nel momento in cui verranno fatti gli interventi lì, e poi successivamente, quando sarà tutta l'opera terminata, si ritornerà a poterlo usufruire. Sarà fruibile solo a valle dell'intervento rifacimento del manto? La tribuna chiaramente se ne può usufruire. Adesso proprio in questi giorni faremo anche tutto l'intervento, non so se siete stati agli impianti sportivi, proprio in questi giorni intervento di pulizia, anche l'erba, c'è bisogno anche un po' di uno sfalcio e di accessibilità della zona, anche di bonifica, perché sono rimasti dei pezzi di lavorazione dovuti all'impianto. Fatto quello, chiaramente la tribuna è utilizzabile, tuttavia, questo lo premettiamo per chiarezza, quando partirà quell'intervento verrà estromesso l'accesso a quell'area, che verrà poi ridato quando l'intervento sarà concluso. Ma la riqualificazione del campo da basket esterno, che era una miglioria che ha fatto la ditta che si è aggiudicata i lavori, verrà più fatta oppure no? No, il campo da basket, no, come miglioria era prevista la copertura della tribuna. Perché? No, la copertura delle gradinate. No, sì. No, basket. No, oltre a quella c'era la copertura, no. L'ampliamento del campo del basket, no, non l'abbiamo fatto, l'abbiamo depennato. Quella è una miglioria. Le abbiamo computate e noi abbiamo ancora 78.000 euro. Quindi con quei fondi vorrei fare adesso la tettoia, 75.000 euro? No, noi vorremmo fare, esatto, vorremmo fare la copertura. Le coperture con quei fondi. Ma non era parte, esatto. Non era anche quella una miglioria della ditta che si era aggiudicata la gara? Ma no, siccome non l'ha fatta, si è rifiutata, nel pagare l'ultimo stato d'avanzamento, gli abbiamo tolto quel valore, che il valore della copertura. Poi loro dovevano riqualificare anche il campetto dietro, no? Dovevano fare un campo da calcetto. Allora lì quelle sono migliorie. Si rifiutano di farla. Allora non dovevano fare un campo da calcetto, quel campo di basket già c'era. Loro facevano un ampliamento di circa un metro. C'è stato tutto gli altri, insomma. Ricordo male. No, c'è stato. Si parlava pure di una recinzione del campo proprio per però ascolta, lì praticamente c'è stava un ampliamento di quello esistente. Poi vieni solo, chiedi agli altri. Siccome questo ampliamento andava a incidere, lì c'è un pozzo dove noi attingiamo l'acqua, se tu bene. Sì. Con questo ampliamento noi ci precludevamo l'accesso per la manutenzione del pozzo, devi dire sulla pompa, devi sostituirla, quindi ci proteggiamo l'accesso e la zona di rispetto del pozzo. Quindi non è stata fatta. Però è stato scomputato quel valore. È stato scomputato quel valore come quello della miglioria che dovevano fare rispetto alla copertura, non l'hanno fatto. Quindi loro si sono rifiutati a fronte di questa. No, vieni su, lo vedi, no. Angelo. No, non sapevo quanti avevano partecipato, me lo ricordo quanti ditte avevano partecipato alla gara, non era una cosa rivolta a voi. Vabbè. Continuiamo. Comunque per ulteriore chiarezza. Per ulteriore chiarezza. Noi utilizziamo questi soldi dell'alluvione, ma questi sono certificati da verbali fatti,
con la protezione civile, con la regione, tutto, come, cioè non è che dice ci siamo inventati questi, questi... Io non no, ho no, messo ecco. in discussione, ho messo cioè, in discussione io... un'altra cosa. Va bene, però voglio dire, ci sono certificati dove è stato stimato, è chiaro, l'importo era stato stimato in 300.000 euro, mo è diventato dal 2012 a oggi. Punto. Allora, andiamo avanti con i punti all'ordine del giorno, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che comunque è stato anche questo abbastanza discusso nel precedente, bilancio di visione, la variazione di bilancio. La variazione di bilancio è la variazione del milione. Lascio la parola al sindaco, insomma. La variazione di bilancio riguarda praticamente due voci fondamentalmente. Ah, chiedo scusa, c'è nella seconda pagina della delibera che avete un errore di stampa che poi verrà modificato quando sarà pubblicazione, dove nella prima parte dove scrive PNRR già assegnato con decreto del Ministero dell'Interno 8/11/2011 è 2021 all'inizio in alto sulla destra, ok, e poi sotto euro 1.900.000 c'è un 9 di troppo in quel riportato, magari lì so 19 milioni insomma, non so 19 milioni, so c'è un 9 di troppo, quindi questi due elementi verranno poi modificati sulla delibera che verrà messa a sistema, per correttezza ve lo comunico. Prego sindaco. No, la variazione di bilancio e gli equilibri che si fanno usualmente in questo periodo è soltanto riferito a, alla variazione della refezione scolastica, che c'è stato un aumento di circa 10.000 euro che vengono recuperate dalle maggiori dai maggiori recupero delle entrate sempre nella mensa scolastica e dalla scuola dal mutuo di 1.900.000 euro più una comunicazione del distretto sociosanitario che c'ha di 15.000 euro. Questa è la variazione. Se non ci sono interventi procederei alla votazione a questo punto. Ti ringrazio come saresti accettato, grazie. Quindi andiamo alla votazione del punto all'ordine del giorno, favorevoli? 9, maggioranza. Contrari? Sì, minoranza. Immediata eseguibilità? Come sopra. Poi passiamo quindi al punto 4 che è la variazione del piano triennale delle opere pubbliche. Uguale, cioè, nel senso abbiamo anche questo parlato prima insomma durante la discussione, quindi andrei, se sei d'accordo, la votazione anche di questo, insomma via, stessa cosa. Favorevoli, maggioranza, contrari, minoranza. Immediata visibilità come sopra. Allora andiamo al punto 5, lascio la parola a Roberta che vi ha consegnato questa mattina, abbiamo consegnato il nuovo forse Giuseppe no? Forse Giuseppe era fuori quando ho detto è stato, ho dato una versione aggiornata perché era praticamente saltato un articolo e... insieme i punti? Beh, diciamo che le premesse sono le stesse. Le premesse sono le stesse. Diciamo magari qualche dettaglio dopo, tra il 5 e il 6 ovviamente cambiano, però le premesse sono sempre le stesse. Allora, praticamente andiamo con questa deliberazione a recepire l'articolato normativo della legge regionale numero 7 del 2017 che dà disposizioni sulla rigenerazione urbana e sul recupero edilizio. Ovviamente le finalità di questa legge sono molteplici, diciamo in linea generale sono quelle di promuovere e incentivare diciamo, una migliore qualità della vita attraverso appunto, la rigenerazione intesa in senso ampio, sia da un punto di vista urbanistico, tecnico, riguardante anche gli aspetti sociali, economici.
con queste due deliberazioni andiamo a trattare due aspetti, praticamente uno è quello per cambio di destinazione d'uso degli edifici e l'altro, che è l'articolo 5, per praticamente l'adeguamento sismico degli edifici con destinazione residenziale e l'efficientamento energetico. Allora, ovviamente questo è un argomento che può interessare, diciamo, può trovare molte persone interessate, perché andiamo a fare degli interventi puntuali su edifici che generalmente molti di noi possiedono, insomma, una struttura per la quale potrebbero avere l'esigenza di fare un cambio di destinazione d'uso. Con questa deliberazione andiamo a adottare una variante alle norme tecniche del piano regolatore generale attualmente vigente, introducendo un nuovo articolo. Introducendo queste due possibilità, sì. Ovviamente la norma detta alcune condizioni per le quali ovviamente il fabbricato può essere soggetto a cambio di destinazione d'uso, e delle altre norme per le quali il fabbricato può beneficiare della premialità introdotta dall'articolo 5. Diciamo che in linea di massima gli aspetti da mettere in evidenza sono questi: per la rigenerazione urbana e il cambio di destinazione d'uso ovviamente devono essere fatti su territori urbanizzati, ovviamente su un immobile che è legittimo oppure che ha ottenuto la sanatoria, e quindi ci deve essere questa legittimità e devono essere praticamente in questa situazione devono essere escluse praticamente gli immobili nelle zone omogenee e praticamente nelle zone agricole, a meno che queste non intervengano dei paesaggi, due tipi di paesaggio inseriti nel PTPR, che sono il paesaggio degli insediamenti urbani e il paesaggio degli insediamenti in evoluzione. In queste fattispecie sono previste, appunto, è possibile applicare l'articolo 4 della legge regionale 2017. Altro aspetto importante è che praticamente questi cambi di destinazione d'uso possono essere effettuati su immobili fino a 10.000 metri quadrati. Questo ovviamente dà dei limiti, ma dà anche molte possibilità. Su questo devono essere escluse, ovvero non possono essere ricomprese, le aperture di medie e grandi imprese e di strutture di vendita, quindi le grandi strutture commerciali sono praticamente escluse da questa possibilità, appunto, che la norma prevede. Altro aspetto, vediamo, so, tutti aspetti tecnici, adesso per dire quelli che potrebbero più interessare diciamo il cittadino che ascolta in questo momento. Un aspetto importante è quello per il quale, diciamo, questa norma non può essere, la premialità, diciamo, di questa norma non può essere congiunta, anzi non si può accumulare con altre premialità che magari derivano da altre norme sovraordinate, però può essere congiunta con l'articolo 6 sempre della stessa legge. Ovviamente, se adesso, facendo un esempio pratico, se andiamo a fare un cambio di destinazione d'uso per un immobile e sfruttiamo i 10.000 metri quadrati, la premialità prevista dall'articolo 6 andrà effettuata su un'eccedenza dell'immobile che va oltre i 10.000 metri quadrati, quindi non possono essere cumulate queste premialità. Detto questo, siamo andati ad intervenire sulle zone omogenee di tipo A, dove ovviamente gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno avere, diciamo, avranno dei limiti, ovviamente, appunto, come centro storico. E l'intervento abbiamo messo della ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione nelle zone A, appunto, il centro storico, saranno possibili previa autorizzazione della giunta comunale, perché ovviamente, data la delicatezza del territorio, il centro storico in particolare,
una demolizione e ricostruzione potrebbe avere anche degli impatti significativi e delle conseguenze che vorremmo, diciamo, come amministrazione tenere un attimo sotto controllo. Diciamo, questo è, lo consente la norma e ci siamo sentiti di lasciarlo, diciamo, come, come possibilità nostra di un maggiore controllo. E ecco, abbiamo introdotto questo articolo, l'articolo 9 bis, e c'è tutto elencato, ovviamente abbiamo cercato di specificare e dettagliare il più possibile, e, diciamo, ci sono dei vincoli appunto per le zone omogenee di tipo E, e soprattutto quella che limita la, la realizzazione di negozi aziendali all'interno della categoria di esercizi di vicinato, che potranno essere solamente destinati alla vendita di prodotti, ovviamente prodotti dall'azienda stessa. Per il resto, se posso proseguire con l'articolo 5, perché praticamente parliamo sempre della stessa norma, se lo trovo, l'ho messo, un attimo, facciamo qui. Vabbè, comunque l'articolo 5 consente su edifici di, con destinazione residenziale, una demolizione, ricostruzione oppure solamente una ristrutturazione edilizia finalizzata ad adeguamento sismico o a efficientamento energetico. Non ce l'ho sotto, vabbè, comunque ve la dico qua. Praticamente per questo articolo sarà possibile intervenire anche nelle zone agricole, quindi questa premialità, che praticamente consiste in un aumento di cubatura del 20, di superficie o cubatura del 20%, comunque non può andare oltre i 70 metri quadrati, è consentita anche nelle zone agricole. Quindi questo darà soprattutto, diciamo, in visione a una diminuzione del consumo del suolo, perché chi ha magari un fabbricato a destinazione residenziale in una zona agricola avrà l'opportunità di ampliarlo e di evitare magari, che ne so, adesso faccio un'ipotesi, c'è un figlio con i 70 metri quadrati, potrebbe, no, trovare una giusta collocazione senza appunto andare a sfruttare ulteriormente il territorio. Diciamo, la differenza sostanziale è questa possibilità, e per tutto il resto, ad esclusione, diciamo, in questo caso praticamente i punti un po' più particolari sono appunto le zone agricole e le zone territoriali omogenee di tipo D, dove sostanzialmente il lato, diciamo, commerciale rimane sempre ridotto alla piccola impresa, e le grandi e medie attività commerciali vengono sempre escluse, quindi, diciamo, rimaniamo nella zona D con la prevalenza di attività produttive o direzionali, insomma. Quindi sostanzialmente i due punti sono attinenti a queste materie. Non lo so se mi dovete chiedere qualcosa. C'è tutta una parte del territorio di Orte sì, classificato come zona O. Sì. O, dove lì è parzialmente, se non totalmente, ormai urbanizzato. Sì. Faccio riferimento alla zona della piscina, Quercia del sì, Vento, le altre zone dove c'è una densità abitativa importante. Non so se queste non sono previste, non abbiamo previste, perché in realtà stiamo facendo, premesso che nelle zone O non sono previste nemmeno nel DPR 380, che è quello a cui si fa riferimento per appunto la modifica, lo fa riferimento espressamente questa legge. Detto questo, stiamo lavorando alla variante per le zone O. Abbiamo dato, l'importante sì, è che loro non rimangano indietro tutte quelle aree che so. Cioè, no, l'incarico che avevate dato voi all'architetto sì, Pasanisi, e sì, praticamente c'ha, diciamo, come prima soluzione da qui a divenire, è quella appunto delle zone O. Adesso, diciamo, si è inserita, perché dobbiamo un attimo equilibrare il discorso delle zone D. Al piscinale, diciamo, adesso avremmo anche l'urgenza di lavorare su quello, però diciamo il primo incarico è quello lì, quello su cui sta lavorando per le zone O. Un'altra cosa, per quanto riguarda invece la zona artigianale, è da tempo che
se ne parla di consentire quantomeno un'attività commerciale, seppur ridotta, dimensionata, no, la cubatura di quei... Fino adesso su questo c'è fino a 150 metri però, per le piccole... Sì. Vabbè. Adesso è prevista, sì, proprio con è prevista, norma. Quindi oltre alla percentuale di, consentita dalla... Il cambio di destinazione è previsto, cambio di destinazione, sì, d'uso... Le attività lì dentro potevano svolgere un'attività commerciale pari al 30% della superficie. Vabbè, allora, quello va aggiungersi, quello o lo sostituisce? Perché quello già ce l'hanno in teoria, però l'importante è che poi dopo, in realtà, se loro già hanno sfruttato, diciamo, le dimensioni previste dalla norma che individuano quell'attività commerciale come piccola impresa, se aggiungendo altra superficie tu vai, diciamo, oltre quanto consentito dalla norma e quindi ricadi nella media e grande impresa, non lo puoi fare. Un peccato, perché è un'opportunità persa. Questo però è una delle poche cose che limita, diciamo, la norma. Va bene. È più orientata alla piccola attività, al recupero, magari al cambio destinazione d'uso, giusto, magari giusto, come finalità. Per incentivare la piccola attività, capito? Io aggiungo, Roberto, insomma, questa della norma 7 del 2017 è indubbiamente una legge regionale che si propone, prefissa delle finalità che apportano dei benefici sia alla qualità della vita sia al rispetto ambientale. Se non sbaglio, anche noi nel 2020 proponemmo una prima approvazione del recepimento dell'articolo 4 e dell'articolo 5. Quindi queste sono delle disposizioni che vanno così a superare quello che c'era una volta, il famoso piano casa, che dava delle possibilità sicuramente più limitate rispetto a questa norma che oggi integriamo nelle norme tecniche attuative. Quindi ecco, diciamo che per quanto ci riguarda, in linea con quello che avevamo già iniziato, e quindi mi fa anche piacere, insomma, sentire che il discorso sulle zone O venga preso in considerazione, anche se però è vero quello che tu hai detto, però la norma non fa espressamente il divieto verso la zona O, perché c'è l'espresso divieto soltanto sulle zone E, quindi no, io su sta cosa no. Potrei anche nutrire qualche per carità, qualora no. Si possa abbreviare un passaggio. Fermo restando, allora, insomma, se che tu dicevo. Vai alla seconda pagina, siccome questo articolo 4 l'ho esplicitato tutto quanto, prendendolo sempre dalla norma, dove? Però, alla pagina 2 proprio del schema di delibera. Sì, dello schema di. Oddio, io c'ho questo. Aspetta. Vabbè, diccelo qua. Allora, però... aspetta, no, perché ecco, lo schema di delibera. Alla pagina 2 sempre, sì. Nel considerato, quando al primo punto c'è programmi di rigenerazione urbana, che è relativo all'articolo 2, ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio, articolo 3, e qui arriviamo all'articolo 4, ti dice disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici, articolo 4, per i quali i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino a un massimo di 10.000 metri quadrati, con mutamento, eccole qui, della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate nell'articolo 23 ter del DPR 380/2001, con esclusione di quella rurale. Il DPR, articolo 23 ter e DPR 380/2001 non riporta assolutamente le zone O, anche perché sai bene che le zone O sono riconducibili alle zone agricole, in realtà, di fatto. Infatti potrebbero rientrare nel punto 22. Le zone territoriali omogenee tipo E, ad esempio, la zona O però è, un po' è forzata, molto affine alla descrizione. È un po' forzata. Vabbè, la però cosa, andiamo incontro a cittadini che, no, che alla fine. Vabbè, ma se lì, diciamo, se sistemiamo col piano regolatore, con comunque gli serve la variante. Lunga, però, insomma, così. Sì, vabbè, ma qui parli di scambio di destinazione d'uso. Adesso non credo sì. Sia tutta questa esigenza di fare un cambio di destinazione. Lì però sono diverso a parecchie sì, famiglie. Hanno bisogno di una legittimità, insomma. Più che mai.
Beh, non tutti, vabbè, ci saranno quelli che non stanno in regola, ma ci stanno anche quelli che stanno in regola e che magari sì, vogliono cambiare vabbè, locale da diciamo una magazzino a stanza. Di zonizzazione, lì serve la zonizzazione dell'area, lo so, che però, poi le consente. Però quello lo risolviamo. Nel frattempo con l'articolo 22 vabbè, una volta qui, che poi hai risolto con la zonizzazione, vai senza dover andare magari a in terreni scivolosi sull'interpretazione della norma che dovrebbe essere contestata. Io penso che... Vabbè, secondo ripeto, secondo me, allora, secondo me la non ci sta. Se potrebbero far ricadere momentaneamente in attesa d'approvazione guarda, nell'articolo nella previsione dell'articolo 22, me, no? Con l'articolo 5 non ci dovrebbero essere problemi, con l'articolo 4 io la vedo un po' forzata la cosa. Cioè un incremento per l'adeguamento sismico e per l'efficientamento energetico ce lo vedo con l'articolo quello sì, però cambia destinazione per le zone O perché ripeto sono riconducibili alle zone agricole per la cambio destinazione d'uso ripeto è un po' forzata però poi uno magari può mandarla diciamo a sviscerare le zone O le zone O potrebbero essere equiparate al punto 22 delle zone agricole con territoriali omogenei tipo E, perché in effetti sì, però ripeto, la norma piscina, te li elenca, capito? È normale che sia. La norma se vogliono fare un cambio di destinazione d'uso. Non lo so, però io non. Cioè devi mettere nel dettaglio le zone su cui puoi andare a intervenire, capito? Quindi io non... La procedura de variante è lunga, invece adesso se vuole fare un cambio di destinazione da un garage, una stanza, un garage, non credo che sia. Lo so, però tu adesso mi metti una cosa semplice, ti cominciano a fare una richiesta in cambio di destinazione d'uso al commerciale, cioè lì poi devi. Vabbè, ma lì commerciale dovranno fare agriturismo. Quando tu lo rendi possibile, non capito, è fuori logica. Dipende adesso per noi è fuori logica ma poi lo sapete che quando dai una per me è un'opportunità persa per loro le famiglie di quelle zone lì ma ripeto secondo me non, un problema è relativo perché è un problema tempistico se è un problema tempistico vabbè cioè... ma una variante è lunga insomma, in qualche modo invece è così. Vabbè, questa comunque c'è una procedura semplificata, ma sempre nella variante, quindi dobbiamo fare però. La pubblicazione, sì, l'osservazione. Va bene, però insomma regione, dai, è un'opportunità, gli si dà il territorio, no? Sì, per carità, però ripeto, cioè, non è con questa, cioè, come l'approvazione delle semplificate, no? Per le varianti, delle ottimizzazioni, per esempio, che va in giunta, no, capito, cioè, però... più ristretti. Questa comunque è una variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, sì, quindi sì, c'ha sì, tutta sì. La tempistica del... Io l'avrei equiparata la zona 8 almeno a zone territoriali omogenee tipo E allora, piuttosto guarda, simile. Poi sei un avvocato, no? Cioè nel senso che eventualmente la vuoi sviscerare a te come situazione. Vabbè, ma più o meno la descrizione però, è quella. No, non è prevista perché la norma non me l'ha esplicita, quindi io sinceramente non me la so sentita di inserire una cosa che non è prevista da norma. Però si può andare a discutere sul discorso di conducibile alla zona E. Ovviamente nell'ambito paesaggio degli insediamenti paesaggi, urbani insediamenti urbani adesso io non me lo ricordo nemmeno insediamenti che... in evoluzione so sì quelli. Però non me lo ricordo nemmeno lì che paesaggio ci sta sono sincera. Vabbè. Andrebbe prima di tutto verificato quello poi eventualmente fa diciamo insomma l'ipotesi la possibilità di fare un consiglio comunale magari approvandolo verificalo. Cioè, con un atto successivo, non dico non dobbiamo votare questo, con un atto successivo vediamo, convoca una commissione. Ci stanno secondo me cose che hanno una priorità, tipo fare la variante appunto per la zona O, che stiamo facendo. Ho capito, ma la variante è lunga. Se ma pure questa, questa è lunga, cosa, eh? Se uno deve fare un cambio ma pure questa è lunga, uso, scusate, fare, no? Pure questa è lunga, È lunga, insomma, è un altro percorso. Vabbè. Pure questa è lunga. L'altra in più c'ha i tempi del comitato, ma se no i tempi sono gli stessi, I 30 più 30, poi li trasmette regione, la regione le fa osservazioni, Il comitato è complicato, Sì, vabbè, ma adesso non c'è stata talmente ma poca roba. Che te cosa? Fai contento un po' di gente che abita orte, insomma, non è che succede niente. Approfondisco, vabbè. Sì, sì, no, per carità, nel senso che non... Allora, non ci sono altri interventi, andiamo alla votazione dei due punti separati, perché vabbè, sono separati.
Quindi punto 5 dell'ordine del giorno, che è l'articolo 4. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità come sopra. Punto 6, che sarebbe l'articolo 5. Favorevoli? Unanimità. E immediata eseguibilità come sopra. Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, riguardante il recepimento dell'articolo normativo disposto dalla legge regionale 18 luglio 2007, numero 7. Ho letto male io, chiedo scusa. Società Interporto Centro Italia Orte Spas, chiedo scusa, ho letto male io il 6 posto il 7. Vi chiedo scusa e anche qui lascio la parola a Roberta. Prego Roberta. Allora, sì. Allora, facciamo. Allora, preliminarmente la discussione, secondo me quella non è materia di consiglio comunale, quindi io dico non allora, prendo parte neanche la discussione. Io non so se avete letto però diciamo le premesse. Noi intanto a suo tempo anche noi l'ufficio tecnico sì, ok, però, ho capito, però come cercavo di spiegare prima, e se vai nel considerato della prima pagina puoi verificare che la sentenza del TAR pone, no adesso lo leggo perché magari ne discutiamo pure, però secondo me è materia di consiglio. La sentenza del TAR pone per la società la possibilità di ricorrere alternativamente a due distinte procedure, una sancita all'articolo 14,1 del DPR 380 relativa al permesso di costruire in deroga, che sarebbe quello per le opere pubbliche o di pubblica utilità, per le altezze sempre, e l'altra prevista all'articolo 17 delle norme tecniche di attuazione del PRG di Orte, che prevede per le zone D la possibilità di insediare tra l'altro magazzini e depositi, con la precisazione che la deroga all'altezza massima è consentita solo per particolari esigenze strutturali dell'attività, ritenuta interesse generale e non lesiva di interesse comune, paesaggio, ambiente eccetera. Allora che succede? Che praticamente loro fanno richiesta, istanza per un permesso a costruire con l'articolo 17 del PRG, ok? Quando in realtà però nel progetto e nella relazione tecnica non è stato, diciamo, esplicitato in maniera né chiara, cioè, né esaustiva, anzi in maniera molto generica, non è giustificato la richiesta di deroga, perché tecnicamente non c'è riportato. Tecnicamente non c'è riportato. Ho capito, io ti do una deroga a raddoppiare l'altezza al piano regolatore, no? Ci sono 10 metri e mezzo. Adesso ti aspetti che ti do un'altezza di 20 metri e oltre, quando tu la devi giustificare. Questa non è giustificata. Il responsabile del servizio di dire che non è giustificata, il progetto non è motivato. Però a quel punto, se tu non me l'hai giustificata, devo applicare l'articolo 14. Fermo restando che loro esegeti delle intenzioni rispetto a quante delle intenzioni. E come no, tu mi dici che hanno chiesto l'articolo 17, ma invece si evince quasi che volevano dire. No, si evince perché loro l'articolo relazione... 14 adesso noi che ci mettiamo a sindacare sulle intenzioni. No, loro nella relazione parlano di opera pubblica e di pubblica utilità, quindi rientra nell'articolo 14. Quindi tu se facci porti la proposta di pubblica utilità e non ci stanno nessuna delle due, quindi se permettete, nel momento in cui non è chiaro, questo è argomento di discussione del Consiglio Comunale. Perché non è chiaro? Certo, perché non è chiara la procedura. No. Allora io prima dell'avvio dei lavori mi sono sentito in dovere di interessare il segretario generale proprio circa questa necessità. Ritengo che non c'è una competenza assolutamente da parte del Consiglio Comunale specifica. Poi il Consiglio Comunale sappiamo perfettamente che si può pronunciare su tutto e ci mancherebbe altro. Però siccome questa è una vicenda piuttosto articolata, è una vicenda piuttosto risalente, c'è un pregresso dietro a questa nuova richiesta presentata dal richiedente. C'è un contenzioso, c'è una pronuncia del TAR, c'è la possibilità di una ripetizione del contenzioso proprio perché c'è stata questa precedente pronuncia.
ma non credo che queste siano questioni che competano la conoscenza del Consiglio Comunale. Ma anche in ragione di questa ultima considerazione che condivideva insieme a noi l'assessore competente in Consiglio Comunale, in ragione di questa indefinitezza, valutavamo insieme al segretario generale che era opportuno forse ritirare il punto proprio per acquisire maggiore, per definire maggiormente tutti i dettagli di questa situazione, perché ecco, altrimenti io in qualità di consigliere comunale non ritengo che sia competente e quindi non mi pronuncerò oggi sulla deliberazione di un punto così, diciamo, presentato. Diciamo che nell'indefinitezza, come dici tu, la gestione del governo del territorio spetta come competenza al Consiglio Comunale, quindi se da una parte mi chiedono la variante con l'articolo 17 e dall'altra me la chiedono con l'articolo 14, io sinceramente la porto in Consiglio Comunale, esatto. No, la porto in Consiglio Comunale perché non noi andiamo chiediamo, a ricevere su noi niente, chiediamo su che venga ritirato il punto in modo tale proprio da risolvere questa indefinitezza. Se poi voi la volete votare, la votate. Io ecco, chiedevo al segretario generale se lui ravvisasse che ci fosse una competenza sul fatto che il Consiglio potesse deliberare in questa situazione. Ribadisco che la società, malgrado la richiesta del TAR e malgrado la nostra richiesta, non ha presentato documentazione circa le esigenze tecniche per le quali non ci sono. Quindi l'articolo 17 non è possibile applicarlo perché loro non l'hanno portato e non le portano. Ok? Perché per loro sono sufficienti quelle che hanno. Si dice che l'istruttoria non è possibile per carenza di. Ormai dobbiamo rispondere, non possiamo rispondere un'altra volta. Lui risponde lui. Ma se non c'è la richiesta, noi che gli possiamo no, dire? No, perché il giudice, il TAR, gli dice che può applicare sia può andare in deroga sia con l'uno che con l'altro. Allora, quindi ci andiamo con l'altro, scusate, perché dobbiamo ancora. Ci andiamo? Con l'altro, col DPR. Ma ti fa una richiesta per procedere nominalmente? La richiesta è per procedere nel rispetto dell'articolo 17, la deroga, eccetera, eccetera. Okay. Nominalmente è riportato. Poi noi andiamo a interpretare nel merito che rispetto alla richiesta nominale, che comunque c'è, che loro richiedono di procedere ex articolo 17, eccetera, eccetera. Okay, però poi noi invece andiamo a studiarci bene la richiesta e verifichiamo che invece nel merito sembrerebbe quasi che volessero procedere in assenza di questa ex articolo. Ma adesso il Consiglio Comunale è chiamato a pronunciarsi su tutta sto indefinitezza? Io non lo valuto. È chiamato a pronunciarsi sul diniego che in un caso o nell'altro dobbiamo dare. Perché quella è l'aspetto. Allora adesso io non vedo qual è il problema su una questione, poi stiamo parlando di una variante a piano regolatore generale che diciamo è di competenza del Consiglio Comunale, non vedo quale sia lo scandalo se noi adesso andiamo a dare il diniego nell'indefinitezza della richiesta del diniego. Io lo posso dare su una cosa certa. Posso dire, sono d'accordo o non sono d'accordo, è pubblica utilità o non è pubblica utilità, è impattante sul territorio o non è impattante, ma se loro fanno una richiesta e non è chiaro. Ma se è impattante sul territorio lo diciamo noi. In base a quale criterio o a quale norma fanno questa richiesta non è chiaro, io credo che l'ufficio dovrà invitarli. Ma già invitati. Se non l'hanno fatto l'istruttoria ferma lì. Esatto, l'istruttoria è negativa. Perché la dobbiamo decidere noi? Cioè, se l'istruttore negativa, io sinceramente. È un rafforzativo che ha chiesto il responsabile dell'ufficio nel negare questa cosa. Cioè lui dice. Ma c'è un libero la delibera, se noi abbiamo gli assenti. Capito? Dopo è un nome non è possibile. La cautela in questo senso, come segreto, approfondire che cosa? Approfondire il fatto se la richiesta che è stata formulata attenga più che altro a questioni che competono al responsabile del settore piuttosto che al Consiglio Comunale. Certo.
perché la questione mi pare questa. Sì, sì, sì. Cioè, in realtà il responsabile del settore potrebbe autonomamente valutare la situazione e ritenere che per sue competenze non sussistono le condizioni per rilasciare il permesso in deroga, però lo fa in relazione a poteri, diciamo, di verifica e di valutazione in ordine alla sussistenza o meno. Esatto. Anche rispetto alla richiesta, al merito, alla documentazione a lui presentata da parte del richiedente, che mi pare di capire sia assolutamente insufficiente. Altrimenti facendo, il Consiglio si esporrebbe con la sua deliberazione a vedersi, come dire, impugnata la deliberazione e il TAR poi a riconoscere, tra virgolette, non lo so questo, però... È esattamente questo. Vedi, il segretario è stato più preciso di me. Io per la verità non me ne sono, dicevo prima, non me ne sono occupato in via preventiva specificatamente sulla proposta. Andate avanti, noi non sulla proposta, però, molto chiaro. Però diciamo, è esattamente la questione questa. Ora è chiaro che il Consiglio è sovrano nelle valutazioni anche del segretario, perché è evidente che io non è che aderisco a questa o a quella posizione. Io guardando un attimino, io credo che il Consiglio Comunale serva anche a questo come concetto, no? Nel senso la maggioranza, la minoranza e il segretario servono a dare su alcuni temi più tecnici, più particolari, delle considerazioni, delle specifiche, degli approfondimenti e quant'altro, quindi sono pure contento della discussione che è venuta perché dimostra la serietà di quanto il Consiglio Comunale, l'onestà intellettuale che non è solamente dubbio, però che ci contraddistingue ogni giorno che ci mettiamo su qui, quindi possiamo, se volete, sospendere un attimo, parlarne e poi dopo decidere. Come Presidente del Consiglio, proprio questo, ci prendiamo un caffè, facciamo un attimo di pausa, due punti sono velocissimi quelli due. Possiamo sospendere 5 minuti? 5 minuti? No, tanto sono rimasti due punti che sono velocissimi, quindi immagino. 5 minuti di sospensione e poi riprendiamo. Se volete partire. Sì, posso anche io se volete, se no io sì, mi attengo da. No, buongiorno, riprendiamo il Consiglio Comunale. Tutti presenti, sì, senza rifare l'appello, tutti presenti. Allora, recepiamo le considerazioni uscite fuori dalla discussione e l'intervento anche del Segretario Comunale Generale, che come organo giuridico del Consiglio Comunale, quindi andiamo al ritiro del punto all'ordine del giorno per acquisire delle specifiche e poi riportarlo in un prossimo Consiglio Comunale. Quindi votiamo per il ritiro del punto all'ordine del giorno. All'unanimità si rinvia. Ah beh, pensavo che oltre a questa troppa democrazia non alzavi nemmeno la mano. No. E come è stato la mano? Sai, giocare col telefono non è stato la mano. Allora, passiamo al punto 8, approvazione all'adesione formale del patto dei sindaci. La parola ad Antonella Claviani. Si è iniziato a parlare già dal 2008 in occasione della settimana europea dell'energia sostenibile e l'obiettivo è stato quello, l'istituzione del patto dei sindaci, di coinvolgere le comunità locali nell'impegno alla riduzione delle emissioni di CO2. Il nuovo patto dei sindaci integrato per l'energia del clima risale invece al 2015 e definisce quindi un rinnovato impegno, una visione condivisa con l'obiettivo del 2050 al fine di affrontare le sfide connesse al clima e alla decarbonizzazione, il contenimento del riscaldamento globale al di sotto di 2 gradi centigradi, aumentare l'efficienza energetica e rafforzare la capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici rendendo i territori più resilienti. E per tradurre questi obiettivi in misure concrete, i firmatari del patto si impegnano formalmente ad adempiere al seguente processo graduale: preparare un inventario di base delle emissioni, una valutazione di rischi e vulnerabilità al cambiamento climatico, presentare un piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima, definito con l'acronimo di PAESC, entro 2 anni dall'adesione al patto. Il PAESC definisce il piano delle azioni che i singoli comuni intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi 2050. Presentare quindi rapporti di monitoraggio almeno ogni 2 anni dalla presentazione del piano di azione per l'energia sostenibile e il clima al fine di valutazione, monitoraggio e verifica.
siamo convinti, la nostra convinzione credo di tutti sia rafforzata dagli eventi atmosferici estremi di cui purtroppo è rischia la cronaca, conseguenza degli evidenti cambiamenti climatici, della necessità di intraprendere azioni concrete per arrivare al 2050 a città decarbonizzate e resilienti. Ricordiamo inoltre che il Comune di Orte, con una delibera di giunta del 25 gennaio 2023, la numero 13, ha provveduto all'approvazione di un accordo con la Fondazione del Biodistretto della Via Merina e delle Forre in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico, accordo che prevede da parte del biodistretto la stesura del PAESC, che costituirà elemento preferenziale per accedere a fondi europei in tema ambientale e renderebbe il biodistretto uno dei primi territori italiani a dotarsi di tale strumento. Perciò con questa delibera diamo mandato al sindaco di aderire al patto dei sindaci. Interventi. Andiamo alla votazione, favorevoli? Unanimità. C'è l'immediata possibilità, ma non so, è urgente? No. No, ma lasciamo tanto non fa male, insomma, non è come... La possibilità di possibilità. Un po' come l'aspirina, sommato. Non fa male. Allora, passiamo all'ultimo punto, punto 9, che è ratifica delibera di giunta 93. La numero 93, la parola a Stella Fuselli. Allora, andiamo a ratificare una deliberazione di giunta comunale del 4 agosto dove il Comune di Orte ha deciso di partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione dell'Associazione Distretto Rurale del Cibo dei Monti Cimini, un ente del terzo settore, con approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto. Questa associazione si è costituita al 31 maggio e ha l'obiettivo di progettare e sviluppare un sistema produttivo locale, appunto il distretto rurale, che è caratterizzato da una identità storica dei territori che ricadono nel distretto dei Monti Cimini. Pensiamo che l'adesione potrà portare dei benefici per il nostro territorio e favorire quindi occasioni di sviluppo che non è soltanto rurale, ma anche valorizzare le vocazioni del territorio integrandosi anche con gli altri settori produttivi, quindi la produzione di beni e servizi con la particolare specificità dei territori stessi. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di agevolare la crescita economica, sociale e culturale mediante la valorizzazione di specifiche risorse locali che potranno svolgere anche un'azione di rappresentanza unitaria del territorio, in riferimento quindi del distretto. Fanno parte 25 comuni, allora aderisce con la comunità montana dei Monti Cimini, di cui fanno parte 25 comuni. La finalità è anche quella di reperire fondi sia presso la Regione Lazio o presso altri organismi nazionali e anche europei. Con questa ratifica, appunto, ratifichiamo la deliberazione di giunta e non ci sono, tengo a dire, spese di costituzione perché sono state tutte sostenute dalla comunità montana e quindi nulla è dovuto dal Comune di Orte per quanto attiene alle spese di costituzione. Possiamo dire che nel Lazio ci sono attualmente 8 distretti, 3 sono quelli rurali, di cui appunto faremo parte anche noi, poi ci sono gli agroalimentari e quelli biologici, di cui facciamo parte con il biodistretto della Via Merina e delle Forre. Si parla anche di distretti del cibo, che sono tutti sistemi produttivi territoriali e funzionali a promuovere lo sviluppo territoriale di ogni territorio, e anche la coesione e l'inclusione sociale, oltre che a garantire quella che è la sicurezza alimentare e ridurre l'impatto ambientale con la produzione anche di prodotti a chilometri zero. Quindi questa è appunto la ratifica. Votazione, favorevoli? Unanimità? Immediata eseguibilità. Questo. Devo fare due comunicazioni, intanto... Io vi lascio che c'è la scuola, la preside che mi sta cercando e quindi... Ciao Dino. Ciao sindaco. Se ci sta qualche altra...
stiamo impegnando. Sì, faccio gli auguri a tutti i cittadini altani di un buon Sant'Egidio e poi fate le vediamo ci vediamo in professione. Allora io prima grazie di, a tutti. Prima di concludere volevo condividere con tutti i cittadini la comunicazione che ci ha lasciato le confraternite delle riunioni di Orte qui oggi sui tavoli, che oggi pomeriggio alle 17 ci sarà presso la chiesa di Santa Croce l'inaugurazione di una mostra fotografica e alle 17.30 l'inaugurazione del nuovo quadro di Sant'Egidio realizzato da Simonetta Lisari. Quindi invitiamo tutta la popolazione a partecipare. Volevo fare a nome del Consiglio Comunale, credo a unanimità, i migliori auguri a tutti i cittadini ortani per le imminenti festività di Sant'Egidio e fare un appello, per modo di dire, ai ragazzi di divertirsi in modo consapevole e responsabilmente. Visto che l'ultima festa prima delle vacanze della scuola, quindi per tutti noi è stato sempre un momento che si concludeva l'estate, mi raccomando responsabilmente divertitevi tutti quanti. Buona giornata e grazie. Dicevo, prima che andiamo via noi della Commissione Regolamenti, sì. C'era un attimo da verificare la convocazione perché bisogna che... allora avviciniamoci un po' un attimo e vediamo di concordarla sta data. No, le commissioni...